E allora buonasera e bentrovati a In Onda. Questa sera torniamo, come promesso, su un grande tema che ci sta molto a cuore, che continueremo a monitorare fino a settembre, ed è la scuola. Cercheremo di capire davvero quali sono tutte le difficoltà. Una grande inchiesta di una nostra inviata ci porterà a Palermo per capire come una scuola molto popolosa si sta attrezzando alle nuove normative. Il burocratese entra nelle nostre aule scolastiche, il metro statico. E cambia anche il vocabolario, il metro statico e il metro dinamico, ma anche le rime buccali, che vi spiegheremo cosa sono. E poi entriamo nella seratona pazzesca, il punto sul virus, con due pesi massimi, un uomo del comitato tecnico scientifico, Richeldi, e un uomo del manifesto dei 10, quello che chiede di abbassare le misure di precauzione, Zangrillo. E poi ancora il ministro Boccia, con tanti ospiti intorno, sì, e tutto. Soprattutto l'uomo che tutti dicono potrebbe essere il nuovo leader del PC, del PD Bonaccini. Ce l'ha sempre in testa, però intanto Bonaccini. In studio con noi la ministra Lucia Azzolina, buonasera e bentornata in Onda, e dalla sua war room il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Un grande duello tra pochi secondi in Onda. Noi siamo a un metro statico sufficiente? Sarà perfetto. Più perfido Cerasa secondo te, eh? O Molinari? Chi è più perfido? Cerasa secondo vediamolo, me. Vediamolo, a tra poco. È tosta, le dura, a tra poco. Buonasera, benvenuti ancora una volta in Onda, la 7, l'informazione in diretta, l'informazione di servizio e la polemica sapida. E allora qui con noi, l'avete sentito prima o per chi si mette adesso in collegamento, il ministro Azzolina, buonasera di nuovo. Buonasera. Il direttore del Foglio Cerasa, nel giorno in cui tutto il mondo guarda la scuola, in cui le linee guida diventano terreno di scontro fra maggioranza e opposizione, in cui la Lega, e cominciamo a qua, vediamo quell'immagine, ancora una volta sta diventando un tormentone, a rotolato uno striscione in Parlamento con un grido che è una sentenza, ministro Azzolina, bocciata. E dov'è? Non la vedo, ma forse la regia... Arriva. E cominciamo da qua, la intimidisce, la preoccupa questo martellamento? No, io metterò questo ennesimo striscione della Lega nel mio curriculum, insieme alla laurea in filosofia, insieme alla laurea in giurisprudenza, insieme alla specializzazione sul sostegno, l'abilitazione per insegnare storia e filosofia, insieme al concorso dirigente scolastico vinto. Qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché che parla fa proprio di scuola? Io Tarzan to Jane. Qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché parla della scuola? Perché io finora Matteo Salvini l'ho sentito parlare di scuola... Sa quando l'ho sentito parlare di scuola Matteo Salvini? Quando doveva insultare gli insegnanti del Sud, ripetutamente, quando ha definito la scuola media come un parcheggio, offendendo migliaia e migliaia di insegnanti e di dirigenti. Però è il leader dell'opposizione, ministro, ed è legittimo, diciamo, che in qualche modo, anzi, l'opposizione in un paese democratico, come dire, faccia emergere tutte le contraddizioni del caso, no? Quale? Il plexiglass di cui io non ho mai parlato? No, tutta la questione, adesso poi ci entriamo nel merito ovviamente, del distanziometro, tutta la questione, i dubbi su come sarà la ripresa, se ci saranno le aule, se i concorsi verranno fatti, se ci sono abbastanza insegnanti rispetto alle classi, insomma tutta una serie di temi che proveremo adesso a snocciolare. Ma i concorsi Matteo Salvini non li vuole sulla scuola. Cosa vuole Salvini? I concorsi non li vuole sulla scuola. Che vuole, il condono? Ma guardi, io non so come definirlo, so soltanto che nel momento in cui noi parliamo di insegnanti che... stanno con i nostri bambini, di famiglie che ci chiedono di avere persone il più possibile preparate, io direi che il rispetto minimo della nostra Costituzione, dell'articolo 97 della Costituzione, è proprio il minimo sindacale, perché gli studenti e le studentesse sono la cosa più preziosa che noi abbiamo. Anche i sindacati però l'hanno criticata su questo, bisogna dire, non solo Salvini, certo. Sul fatto non c'è tempo per fare il concorso, ci sono queste persone che insegnano tanti anni già nella scuola, i famigerati precari, perché non sanare e non legalizzare? Invece lei su questo proprio ci tiene a questo noi punto? Noi abbiamo distinto, ma non io, tutto il Parlamento, perché c'è stato un accordo parlamentare, due tipologie di concorsi diversi, una... un concorso per chi aveva già maturato 36 mesi di servizio e l'altro
per tutti gli altri. Quindi valorizzazione del servizio da una parte, dall'altra però valorizzare anche quelli che vogliono entrare e mettersi nel mondo della scuola. Luca, nel rispetto di un'unica cosa che si chiama Costituzione, per cui ai pubblici impieghi si accede tramite concorso. Cerasa, allora prima di andare a Palermo e vedere questa bellissima storia di Francesca Carrarini che ci porta nella scuola più popolosa d'Italia e entriamo dentro le questioni vere del paese, ti volevo invece proprio coinvolgere su questa vicenda di uno scontro ormai tra Salvini e la ministra Azzolina. È un po' diventato il cane con il gatto, perché la insegue in tutti i luoghi in cui lei va. Ma io penso che Salvini, come capita, gli dice le cose in maniera molto... Aspetta, Claudio, scusami, non è un complotto, c'è un audio pessimo. Andiamo a Palermo e poi ritorniamo subito da te e lo facciamo sistemare. Chiedo scusa. Vai, Palermo, Francesca Carrarini. Questo palazzo enorme, con centinaia di finestre, nel centro di Palermo, è la scuola più popolosa d'Italia. Ci sono 2.600 studenti. 120 classi, di cui 6 sono al serale e tutte le altre sono al diurno. Il numero dei professori in organico sono 350. Se dovessimo avere tutti presenti, potremmo arrivare a 3.500 persone. Più lui, che è il preside. Ogni volta mi dicono come se fossi il sindaco di un piccolo paese. Qui tutti si danno da fare per poter riaprire la scuola a settembre. Professori? Sì. Tutti e due? Sì. Stiamo mettendo in atto tutte quelle situazioni che, diciamo, sono importanti in questo momento. Qui stanno mettendo le strisce rosse per indicare che il banco non si può spostare oltre la striscia rossa. Per quante aule l'avete già fatto questo lavoro? Soltanto in due aule, a seguire nei prossimi giorni completeremo il lavoro. Quante ne mancano? Sono idealmente? Semplicemente altre 112 su 114. Sta tutta l'estate davanti. E infatti. Chi decide come suddividere gli spazi nelle aule è la prof di matematica. Lei, nella fattispecie, con l'algoritmo suo, con AutoCAD, stanno prendendo proprio le misure aula per aula. Hanno scelto lei perché ha lavorato in ingegneria per fare questo calcolo. Sì, sì, sul serio? Naturalmente con la collaborazione del mio praticante. Tutto quello che riguarda la fattibilità della distribuzione dei banchi all'interno della classe viene prima rappresentato graficamente e poi realizzato in opera. Sono tutti molto precisi e il motivo ce lo dice il preside. Io mi rendo conto che siamo 8.000 istituzioni scolastiche, tutte con le proprie differenze, le proprie peculiarità, però il fatto di essere sempre in stand-by, in questo limbo, giorno dopo giorno, non ci fa stare tranquilli. E nel momento in cui succede qualche cosa, se a qualcuno viene la febbre mentre è a scuola, cosa succede? Le regole ci sono tutte, quello che manca è il personale. L'organico è veramente ai minimi storici. Però il ministro ha detto che ci saranno le assunzioni. Ci saranno, però se poi dividiamo per quelle che sono le strutture scolastiche, quelle che sono le scuole, i numeri si ridimensionano immediatamente. Se lei pensa che qua noi abbiamo 120 classi, quanti docenti più possiamo avere? 6, 7, 10? Vorrei che la scuola non finisse di essere una spesa, la scuola deve essere veramente un investimento. Allora, la Carrarini è sempre una raccontatrice, comunica immediatamente questa idea di una scuola al lavoro, di impegno, di fatica, anche di sudore, e però anche un po' di preoccupazione. Come giudica questo racconto di Palermo? È un racconto, penso, assolutamente veritiero. Io concordo assolutamente con le ultime parole che ha detto il dirigente scolastico, perché mi creda, la scuola non è una spesa, la scuola è un investimento ed è l'investimento su cui deve puntare il paese Italia se vuole scalare, se vuole una vetta che è quella della massima formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Noi siamo stati molto vicini ai dirigenti scolastici, io sono stata a Palermo lunedì, ho visto delle scuole che stanno facendo delle cose eccezionali, penso alla Falcone e allo Zen, dove anche durante il periodo del lockdown la dirigente scolastica ha chiamato alunno per evitare ogni forma di dispersione scolastica. E quando la scuola funziona così bene, arriva lì anche la criminalità organizzata. Noi siamo stati costretti ad investire dei soldi per mettere le videocamere di sorveglianza attorno a 10 istituti di Palermo. Perché quando la scuola funziona bene, come quella che avete fatto vedere, dove si vede che c'è la voglia di fare
l'amore, la passione o quelle che ho visto io, credetemi. Però lui che diceva, il dirigente complesso. Scolastico diceva, ci sentiamo in un limbo, mancano le regole, sul personale non siamo rassicurati. E poi ancora, molti di questi studenti, quando torneranno nelle loro classi, non sanno se potranno stare in 30 oppure in 15. Non sanno se faranno il turno la mattina oppure al pomeriggio. Cioè, su questo c'è ancora grande incertezza. No, allora, le linee guida che abbiamo scritto sono chiare. I dirigenti scolastici avevano un'altra incertezza in questi ultimi giorni, che oggi viene colmata. Era quella questione che dicevate voi prima, del metro statico o del metro dinamico. Ecco, vediamo il cartello. Aspettavamo una risposta. Ecco, già questo, posso dire... Lo spieghiamo io a tutti. Proprio sono, proprio... Adesso però me lo faccia spiegare. Glielo faccio spiegare, ma io provo... Adesso entra in campo la professoressa e Parenzo prende l'insufficienza. Ministro, io si prendo l'insufficienza, però il burocratese... Io ho tanti difetti, ma quello... Il burocratese... Però me lo devi fare spiegare, Parenzo. Sì, però il metro... Quando io sento metro statico, inizio ma non creda che a me piaccia, però dobbiamo dirci le cose... Io proprio tre. Ecco, diciamo ecco. Le cose come poi stanno. Noi siamo reduci da un uragano che si chiama coronavirus e che ha stravolto completamente le nostre vite. Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ha detto chiaramente che tutti noi, ovunque andiamo, dobbiamo al momento mantenere il metro di distanza. Eccolo qua. Queste regole valgono anche per la scuola. Il dubbio che avevano i dirigenti scolastici era se questo metro fosse statico, cioè quello che viene stato definito da bocca a bocca dal Comitato Tecnico Scientifico, o meno. Facciamo un esempio pratico. Eccoli, quando lì, eccolo, finito là. Quale statico più posti? Si può arrivare anche a 28 in un'aula standard. E il metro dobbiamo considerarlo in maniera statica, non in maniera dinamica, perché oggi sono è arrivato fermi, il sono chiarimento. Oggi è arrivato il chiarimento da parte del Ministero della Salute. Se lo studente deve alzarsi e non c'è quel metro, è possibile, laddove fosse necessario, non è detto che lo sia, attenzione, che mettano la mascherina. Ma noi dobbiamo considerarlo come metro statico. Perfetto. Questo invece è lineare. No, dinamico. È dinamico. È dinamico dove c'è il movimento. E qui cosa cambia? No, non è la situazione dinamica quella che i dirigenti scolastici devono tenere in considerazione, ma è quella semplicemente statica. Questo tranquillizza molto il lavoro dei dirigenti. Io ci tengo a dire... Vengo dal mondo della scuola, sono assolutamente vicina ai dirigenti scolastici perché stanno facendo un grandissimo lavoro, nessuno si sente abbandonato, in Sicilia ci sarà una conferenza dei servizi il 17, noi raccogliamo tutte le istanze che arrivano dai tavoli regionali e poi decideremo come distribuire l'organico in più, come distribuire... E anche i turni però. Quindi, ma non è detto che si debbano fare dei turni, Parenzo. La situazione dinamica non ci sarà. Ci sarà solo la situazione, solo la statica, situazione statica con classi a scacchiera e distanza minima di un metro. Cerasa, speriamo che finalmente tu sia fra di noi. Cerasa ancora non c'è. Non è nel c'è. Metodo, è nella situazione dinamica. Cerasa sta cercando un nella posto redazione dove del prenda, dove prenda un la altro cosa. Parametro. Lei ci ha dato però... già adesso una notizia. Allora, quello che dobbiamo tenere presente è la situazione statica. Anche qui, gli studenti quindi saranno tutti muniti di mascherine, sarà la scuola stessa a fornire le mascherine. È stato nominato, e quindi può rispondere anche a questo, il commissario Arcuri, commissario all'emergenza, a cui è stata data questa nuova delega alla scuola. Commissariata Lazzolina? No, allora, scusi. Rido, però grazie per la domanda, perché questo mi permette... Se un giornalista dice grazie per la domanda, c'è no, un problema, eh? No, no, non c'è un problema, perché mi permette di chiarire. Allora, io sono una donna molto, molto pratica. Il mio obiettivo è riportare tutti gli studenti a scuola a settembre. Ho chiesto io, e abbiamo scritto noi al Ministero dell'Istruzione, la norma per il commissario Arcuri. Perché? Perché io ho bisogno di avere tempi celeri e costi inferiori. Per fare cosa? Per comprare i banchi singoli che servono e per fare i test sierologici. Ce l'abbiamo una foto dei banchi? Al nostro personale scolastico. Parenzo, è più normale che ci pensi il commissario straordinario in un momento di emergenza? Perché noi siamo ancora dentro lo stato di emergenza, risparmiando dei soldi pubblici. Perché una cosa è fare una gara europea per comprare X mila banchi, sì, e lo fa il commissario straordinario, una cosa che avrebbero dovuto farlo i singoli dirigenti scolastici. Quindi è questo il modello, il prototipo? Questo è uno dei modelli per la scuola secondaria, ok? Per la scuola primaria chiaramente il modello è un altro. Però questo è quello su cui si sta questo andando. Questo è quello e quanti su ne cui si potrebbe andare. E quante ne servono di queste sedie soprattutto? Il numero dei banchi che ci serve lo avremo in maniera precisa dai tavoli regionali, perché noi non andiamo a caso.
Noi ragioniamo con dei dati specifici. Le singole scuole ci diranno esattamente di quanti banchi e lo dovranno dire da qui, da qui ai prossime settimane. No, certo, ma proprio nei prossimi giorni. Noi abbiamo tutti i monitoraggi, stiamo facendo i monitoraggi tavolo regionale per tavolo regionale. Io so già che in Molise servono 3.500 banchi circa, ok? Perché l'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, già li ha comunicati. Ce li ha comunicati. Quindi così si opera, non si va a caso né con l'organico, né con i banchi, né con il resto. Quindi avete già un'idea di massimo e ci sono i soldi per coprire anche il massimo quantitativo richiesto di banchi con ribaltina. Sentiamo Cerasa e finalmente lo abbiamo. Diciamo la verità, direttore, sul metro statico ti abbiamo visto muoverti. Questo è grave. Perché anche i ragazzi si muovono, peraltro, quindi è un po' difficile gestire il metro statico. Cerasa, vai, direttore. È una questione proprio di metro, di due misure diverse, perché noi oggi siamo a luglio e stiamo ancora discutendo di come dovremo comportarci a settembre, mentre in mezza Europa, in Germania, in Olanda, in Norvegia, in Svizzera, in Grecia, in Austria, le scuole hanno già riaperto in buona parte, non dappertutto, ma hanno già riaperto. Quindi mi chiedo, ma intanto, Ministro, secondo lei è stato un errore non aprire un pezzo d'Italia alle scuole in questi mesi? Perché in molti paesi europei a luglio si va ancora a scuola. Perché noi no? E perché, mentre il resto d'Europa è pronto, noi stiamo ancora discutendo di come dovrà essere settembre, che tra è un mese e mezzo? Che cos'è che non ha funzionato? Allora, direttore, la sua non è una domanda, sono tre domande. Partiamo dalla prima. Quali sono i paesi che hanno già scritto le linee guida per il rientro a settembre? Perché l'Inghilterra ha dato delle semplici indicazioni, ma non ha scritto nulla e ha parlato semmai di bolle nelle quali inserire, di bubbles nelle quali inserire gli studenti. La Francia aveva detto che riapriva le scuole a maggio, in realtà è andato il 10% degli studenti, le famiglie non hanno mandato i figli a scuola e noi con l'esame di Stato abbiamo fatto rientrare il 7% degli studenti a scuola. Gli Stati Uniti d'America, il sindaco di New York oggi ha dichiarato che a settembre forse gli studenti andranno a scuola per 2-3 giorni. Beh, loro la settimana. Gli Stati Uniti sono nel cuore nel punto forse tra i più alti della pandemia. Stanno e allora, un dramma penso, vero. Questo mi permette di dire un'altra cosa. Forse dovremmo iniziare a dire che l'Italia ha gestito benissimo la crisi dovuta al coronavirus, malgrado siamo stati il primo paese, al di là dell'Asia, ad essere bombardati dal coronavirus. Finisco solo un attimo, direttore. Quando facevamo le riunioni con i ministri dell'istruzione, i ministri dell'istruzione europei facevano parlare prima il ministro dell'istruzione italiano per vedere come si stava affrontando la crisi in Italia. E la didattica a distanza che noi abbiamo iniziato a fare l'hanno fatta poi tutti gli altri. Quindi lei però mi vuol dire che ad esempio anche il metro, anche il metro statico diventerà, come dire, un modello che vedremo nelle altre scuole europee? Ma questo non lo so, perché in realtà né la Francia, né la Spagna, né l'Inghilterra ci hanno detto in questo momento precisamente come riapriranno le scuole a settembre. Siamo avanti perché col programma. Sentiamo Cerasa. Scusi, Ministro, però capisco il suo punto, ma lei deve anche capire il mio. In Germania, che non si trova a 5 galassie di distanza dall'Italia, in Germania si va a scuola, in Danimarca si va a scuola, in Svizzera si va a scuola, in Austria si va a scuola fino a luglio. Significa che c'è chi ha deciso di fare una cosa adesso, rendendola possibile. Quindi io capisco la prudenza dell'Italia, che può avere anche un senso. Però le pongo un'altra domanda. In Israele, che ha riaperto le scuole prima di noi, oggi c'è un problema. Ci sono molti focolai che nascono proprio nelle scuole. E nascono nelle scuole in cui ci sono molti studenti, fino a 30 persone, 30 ragazzi. Lei oggi, qui di fronte a noi, ci assicura che da settembre le classi pollaio non ci saranno? Cioè, ci giura che non ci saranno classi con 30 bambini? Prego. Allora, in Israele, come giustamente ha detto lei adesso, tante scuole sono state costrette a chiudere a causa dei focolai. I calendari scolastici dei paesi che ha citato, Germania, Danimarca, eccetera, sono molto diversi rispetto a quello italiano. Io la invito, e mi farebbe veramente piacere, se lei venisse con me in giro per l'Italia a luglio a visitare le scuole come sto facendo io, perché lei si renderebbe conto immediatamente che stare nelle scuole significa farsi la sauna. Noi non abbiamo delle strutture edilizie di edilizia scolastica adatte a far sì che i nostri studenti e le nostre studentesse
a luglio stiano a scuola. Cioè perché scuola. Non c'è l'aria condizionata, dice. Ma è terribile, fatevi un giro con me, no, no, veramente. Alcune strutture cioè, sono antiche, altre sei precettato e non puoi essere però assente. Rispondo anche all'altra domanda però che ha fatto il direttore. Però questo non può essere un buon motivo in futuro per non dire che gli studenti vanno a scuola anche a luglio. Allora, rispondiamo anche a questo. Questo è un buon motivo per dire che sulla scuola bisogna investire tanti soldi. Perché se si devono costruire nuove scuole, anche green, rispettando l'ambiente, per far sì che anche si possa ipotizzare un calendario scolastico più flessibile, diverso, noi dobbiamo lavorarci da subito. E io penso che i soldi del Recovery Fund potranno servire anche a questo. Però mi scusi, non è che a casa tutte le famiglie hanno il condizionatore d'aria? Cioè, se a luglio i bambini, piuttosto che starsene a casa con papà e mamma, che peraltro devono lavorare... Forse a scuola stanno anche meglio, esistono, anche se non c'è il condizionatore. Esistono, non vorrei che ci fosse, estivi. Le faccio una domanda cattivella, non vorrei che ci fosse comunque anche in Italia, e si arrabbieranno tutti, sono sicuro perché già lo vedo, la cosiddetta lobby degli insegnanti, che piuttosto che giustamente... Ma perché devi prendere un insegnante? Non c'entrano niente gli insegnanti. Sto ponendo una domanda. Sono scelte del governo, gli insegnanti non c'entrano nulla. Sono figlio di un insegnante e quindi mi prendo anche gli strali di chi mi insulterà. Ma si sa... che gli insegnanti su questa cosa anche di lavorare, perché molti lavorano a luglio perché hanno gli esami già di maturità. No, però adesso mi fa rispondere. E poi, poi si arrabbiano. Se tu gli dici che in Italia l'insegnante guadagna troppo poco, perché questo è vero, guadagna meno che in tutta Europa l'insegnante. Quindi alziamo gli stipendi degli insegnanti, ma facciamoli lavorare tutti anche a luglio. Sentiamo allora, ministra. Io l'ho già detto l'altra volta, penso che una riflessione sul calendario scolastico si possa... anche aprire, ma per far questo prima di tutto ci vogliono le strutture adatte, gli certo. insegnanti hanno 33 giorni all'incirca di ferie, se ci fossero delle strutture adatte si potrebbe pensare anche ad un calendario in cui diciamo le ferie siano smaltite smaltite in maniera diversa, no? Durante il resto dell'anno, faccio un esempio, le vacanze di carnevale durano 3-4 giorni, si allungano e si va di più a scuola a giugno, inizi luglio. Però non abbiamo le strutture al momento per far questo. Non si può fare. Sulla scuola bisogna allora, investire. Il Sole 24 Ore, è uno strappo che Ermanno ci ha fatto vedere, invece ipotizza che se dentro le linee guida ci sia la possibilità di dover fare lezioni in inverno con le finestre aperte. È una, come dire, un estremo opposto, o è possibile oppure no? A me queste cose, posso dirle la verità, fanno anche abbastanza sorridere. Ma è il buon senso che manca. Secondo lei a Biella, dove vivo io, e dove tenevamo i riscaldamenti accesi, e dove si va anche a temperature sotto lo zero, io posso chiedere agli studenti di stare con le finestre aperte? No. E allora, vede, si è già risposto da sé... È chiaro però che poi nelle ci linee vuole... guida, ecco, no, la ricetta per le prime scuole, un algoritmo di posti in classe e finestre aperte anche guida. D'inverno. È chiaro che poi ci vuole un sistema di ventilazione, che è il più possibile areare, diminuire il numero degli alunni per classe, quindi, come diceva prima il direttore Cerasa, dove si può chiaramente. Però io direi usiamo anche un po' di buon senso, perché sennò così spaventiamo soltanto... le famiglie, gli studenti, il personale, certo. non ha senso. Allora, le facciamo vedere questo straordinario blob che abbiamo realizzato su tutto quello che hanno detto di lei in tutte questi... le cattiverie contro Rosolino. Lo so. Quindi si prepari, si spalle larghe e spalle larghe. Ma le abbiamo già molto larghe. Le abbiamo Perché già larghe. Hanno detto veramente di tutto. Andiamo a vedere. Per la scuola si va verso la proroga della chiusura, come ha detto il presidente Conte, ma anche se la scuola chiude, la scuola non deve fermarsi. Rimuovete quello striscione! Un ministro assolutamente non in grado di gestire Occhio le scuole italiane. Al governo una signora che si chiama Azzolina, che è una calamità naturale per la scuola italiana. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. Sorridete, gli stare sopra, solo per noi. Di isolare in classe i nostri figli è indegno di un ministro, quel ministro dovrebbe farsi da parte perché con i bimbi non si scherza. Sorridete, gli stare sopra, solo per noi. Software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole. Sorridete, gli spari sopra, solo per noi.
si riuniranno o no? Secondo lei? Assolutamente. Allora? Ho preso appunti, da dove iniziamo? E parta subito così, come allora, si sente? Salvini è evidentemente un predatore politico dove fiuta le difficoltà, si butta a capofitto. Ancora parla di plexiglass, non ha capito che né l'ho mai detto né è stato scritto mai da alcuna parte. Continuano a ribadirglielo, però per Salvini raccontare una notizia falsa significa pensare di farla diventare vera. E vabbè, a questo siamo ormai abituati, lo conosciamo, ce ne siamo fatti una ragione. Sulla questione dell'imbuto... Ma dedica molte attenzioni. Che no, rapporto è lui c'è? Che dedica che... attenzioni a me, è diverso. È lui, che rapporto c'è fra voi? Avete litigato, noi pur parlare di palazzo, non l'ho mai visto in vita mia, non ho mai apprezzato il suo modo... Per me lui è l'antipolitica. Perché... Da detto da una... Beh, Movimento 5 Stelle, però, il movimento del DAFA. Voi l'antipolitica. No, lo spiego perché. La politica fa gli interessi dei cittadini e lo fa e li fa rassicurandoli. In questo momento Salvini, parlando alle famiglie, dicendo i vostri figli non rientreranno a scuola, non sta facendo un danno a me, sta mettendo paura ai cittadini italiani, agli studenti e alle famiglie. E non penso che un politico debba far questo. C'è razza! Sulla questione, no, faccio finire rispetto a tutto quello che ho visto. Sì. La questione dell'imbuto mi fa sorridere. Mi fa sorridere perché finalmente... In Italia si è parlato di che cos'è l'apprendimento, i modi in cui i nostri studenti apprendono. Io mi sarò anche espressa male quella volta, però finalmente l'imbuto di Norimberga, che era completamente sconosciuto al confesso popolo italiano... che non lo conoscevo, sì, mi può bocciare. Poi, tra l'altro, abbiamo ignoravo. Anche riesumato Guzzanti, quindi mi farò, non so, adottare dalla famiglia Guzzanti, tra Sabina, sì, che mi dicono che sono la fotocopia. C'è Rasa. Poi, addirittura Sabina, aspetti, risponde a Guzzanti e dice, so che c'è una mia imitatrice. Sì, lo... Sì, ma lei la vedeva la Guzzanti? Ma sì, l'ho vista, è bravissima. Ci siamo scritte qualche volta anche su ma Twitter. Ma soffre quando vede l'imitazione della Guzzanti? No, perché mai. No, ma assolutamente, ma veramente sorrido. Mi farò adottare dalla famiglia Guzzanti. Cerasa, superiamo l'imbuto e l'ingorgo e andiamo ancora, torniamo alle questioni reali. Tra poco vedremo l'intervista con il dirigente scolastico. Vuoi dire qualcosa sul blob e sulla campagna Salvini e Azzolina? Non c'è Cerasa? Ci sono. Eccolo. No, intanto volevo sapere dal Ministro se ha avuto anche lei l'impressione che in tanti abbiamo avuto, specie chi ha avuto in questi mesi figli che hanno avuto a che fare con il lockdown e con le lezioni a distanza. Ma lei pensa che in questi mesi di pandemia gli insegnanti hanno dimostrato di essere infinitamente migliori dei loro sindacati? Prima questione. E seconda questione, ma lei sarebbe contenta se... l'Italia prendesse soldi da questo strumento meraviglioso che si chiama MES per aiutare il sistema sanitario e quindi indirettamente anche per rendere possibile il ritorno a scuola a settembre, perché certo, se si ha un sistema sanitario rafforzato, come si fa a tornare a scuola e come si fa a essere come la Germania? Allora, io penso che i nostri insegnanti durante il periodo del lockdown abbiano fatto un lavoro eccezionale. Forse si è risvegliato un po' quel senso di orgoglio che la classe docente aveva per certi versi messo da parte, ma perché puntualmente attaccata in questo paese. Ricordiamo anche gli episodi di cronaca molto spiacevoli, certo, anche di aggressioni fisiche che ci sono state. Quindi io sono veramente orgogliosa di quello che tantissimi insegnanti hanno fatto. E penso che gli insegnanti rappresentino benissimo se stessi e loro stessi tutti quanti. Diffide che sono arrivate durante il periodo del lockdown anche da parte di alcuni sindacati contro la didattica a distanza, io sinceramente non le ho comprese. Io ho difeso a spada tratta i docenti e i dirigenti scolastici che stavano lavorando per un unico obiettivo, che era quello di non abbandonare gli studenti, come quella dirigente scolastica dello ZEN che li ha chiamati ad uno al telefono per non lasciarli da soli. Bene, abbiamo una foto del giorno che ha fatto discutere, ha fatto anche arrabbiare il ministro, è una foto apparentemente leggera, ma Lazzolina vuole dirci qualcosa di contenuto sul tema sessismo, donne, uomini, immaginario collettivo, subito dopo il super spot. E la foto è questa, l'anticipiamo allora a questo punto. Non la far vedere. Va bene. Allora, sono contento che ne possiamo parlare perché uno direbbe che c'è di male su Diva e Donna, il ministro della pubblica istruzione in una foto che devo dire
è anche una foto che dà un'immagine di vitalità, di forza. Perché lei si è un po' risentita o ha trovato qualcosa di spiacevole? Beh, dice lo fare, cioè cosa c'è di male in questa foto? No, io mi sono risentita per i titoli, per il titolo che un giornale, nello specifico online, ha scritto. Quando vedrò... Non facciamo nomi, Dagospia, perché è così. Quando vedrò il sedere di un uomo spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo con cui si può mettere il sedere di una donna, forse poi ne potremo iniziare a riparlare. Già è tanto che non abbiano scritto del mio rossetto rosso, visto che ormai c'è una letteratura sconfinata nel paese. Beh, però sul c'è un sacco di rosso. Foto di politici. Io vi ricordo una foto di... Abbiamo la pancia di Salvini. No, ma cioè, lei perché dice vi certo. Siete stufati le donne? La pancia di Salvini. Salvini è stata andava in spiaggia in tutte papete, le salse, in costume, anche lui con la compagna. Casini. Perché c'è di diverso? Non è che siete trattati diversamente. Sono i titoli sprezzanti che fanno. Lei ha visto un titolo sprezzante sulla pancia di Salvini? Cioè sulle donne. Beh, cioè uno c'ha l'equivalente allora, di quello che l'ha fatta arrabbiare, lo possiamo citare, no? Era Sederone. E Sederone non lo si scrive di un uomo, secondo ma, lei. Ma Terese, parliamoci chiaro: il modo in cui è trattata la donna in politica in questo paese spesso è vergognoso. Quindi lei si aspetta delle scuse. È vergognoso. Si aspetta delle scuse allora, da D'Agostino, Bandi che ha fatto quel titolo. Ascoltaci, bocciato lui da Lazzolina, ma un appello, vuole delle scuse? Io dica in diretta e vediamo ma domani. Ma sa, le scuse non le deve fare al ministro Azzolino. Io penso che le scuse si debbano fare alle tante donne che in Italia, in politica e non solo, perché non è solo una questione di essere in politica, vengono trattate in maniera discriminante, perché questo è quello che accade. Quindi parere... io non parlo per me, parlo per le donne. Parere lampo telegrafico, dice Raza, su questo da comunicatore, da direttore con una responsabilità, c'è differenza, ha ragione Azzolino, su donna. Come sono trattati i corpi degli uomini e i corpi delle donne? Sì, c'è un po' di differenza, però invito anche il ministro a ricordarsi che il suo partito, il Movimento 5 Stelle, ha educato l'Italia a mandare a quel paese molte persone e a utilizzare titoli per l'appunto molto poco elogiativi nei confronti di tante categorie, anche di giornalisti, anche di altri politici. Quindi è giusto oggi risentirsi, però bisognerebbe anche ammettere che se c'è una tentazione di creare attorno ai titoli gli insulti, il Movimento 5 Stelle ha dato un forte contributo in questo. Direttore, bene. Io intervenni alla Camera dei Deputati per difendere una deputata di Forza Italia che era stata pesantemente additata. No, non ho bisogno di dire chi era, ma ci sono gli atti, lo sappiamo tutti. Non ci si deve permettere di insultare in questo non modo. Le donne con atteggiamenti sessisti che purtroppo in questo paese sono ripetuti. Grazie. Quindi lei quando il suo compagno di partito ha detto sono stati fatti troppi pochi alla Camera, lei condannava il suo collega di partito che l'ha fatto? Qualsiasi, certo. L'ha fatto? Assolutamente sì, qualsiasi atteggiamento, parole offensive, sessiste in questo paese devono smettere di esistere perché si è veramente in situazioni... sempre più esagerate. Grazie ministro, la riprendiamo qui metro per metro, presto per seguire il lavoro statico. Intanto lei vede sullo schermo come i nostri ospiti il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell'Università Vita e Salute di San Raffaele, perché tra poco entreremo nel vivo della questione virus, quanto è forte, e con lui ci sarà Luca Richeldi che è invece del Comitato Tecnico Scientifico, due posizioni a confronto, pubblicità e ritorniamo. Azzolina, la riaspettiamo presto per monitorare passo dopo passo. Grazie. Zangrillo, siamo da lei tra poco, affili i coltelli, sì, vado, pubblicità. Allora, rieccoci in onda per la 7, in onda l'informazione in diretta e soprattutto seguendo un filo logico assolutamente ineffabile arriviamo al cuore del problema. Avete visto quanta differenza per tutti i presi di tutte le scuole, tutti gli studenti d'Italia comporta la semplice definizione di un metro, se è statico o se è dinamico. E questa discussione è dettata dalle direttive, lo avete sentito, del Comitato Tecnico-scientifico ed è anche contestata da alcuni medici, esperti, epidemiologi, rianimatori che danno un'interpretazione diversa di come deve essere percepita l'emergenza. Allora qui in studio abbiamo i massimi rappresentanti di queste due diverse fazioni, chiamiamole, due diverse scuole che interpretano il dibattito scientifico. Da un lato, eccolo qui,
il professor Zangrillo, animatore, volto, punta di lancia del cosiddetto comitato dei 10, cioè 10 esperti che hanno firmato questo manifesto, dall'altro Luca Richeldi, che è un membro importantissimo del comitato tecnico-scientifico, nonché anche il presidente della società degli pneumologi, quindi molto esperto anche sulle questioni respiratorie del virus. Scusate l'introduzione, ma era importante per capire fondamentale per inquadrare i due grandi protagonisti. E allora però io direi, ricordiamo subito al nostro pubblico chi è il professor Zangrillo, che è stato il primo in Italia in qualche modo ad accendere questa discussione e questa divisione tra medici. Allora, la Zangrillade, come l'abbiamo chiamata, firmata dal nostro Valerio De Filippis. Si prepari, professor Zangrillo, eh? Zangrillade, vediamo. Era questo subito. Lo abbiamo conosciuto così, mentre salvava Silvio Berlusconi con un bicchiere d'acqua. Tanto facile è stato per Alberto Zangrillo curare per 30 anni il cavaliere. Se proprio dovessi dirlo, io dal punto di vista medico gli direi: ma statene a casa che non vale la pena. Il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca come è abituato a fare. Ma Zangrillo non è solo il medico di Berlusconi. Nato a Genova, a Milano ci va per studiare medicina. Giramondo, presta servizio in alcuni dei centri medici più importanti d'Europa. Viaggi circolari che lo riportano all'origine, cioè al San Raffaele di Milano, uno dei luoghi simbolo della pandemia. Nel mondo scientifico è tra i primi medici per pubblicazioni internazionali. Chi dice 500, chi dice 800, fa collezioni di premi, è un riferimento nell'ambito dell'anestesia e della terapia intensiva. Sempre lontano dalla politica, nonostante glielo chiedesse Silvio Berlusconi in persona, ha però il fratello Paolo, che veste la maglia di Forza Italia, alla Camera. Sbatte la porta e se ne va quando Fontana e Gallera gli parlano del nuovo e costoso ospedale alla Fiera di Milano, perché già sapeva che sarebbe stato pronto quando le terapie intensive si sarebbero svuotate. La terapia intensiva è il suo osservatorio. Da qui, mentre avevamo ancora nella mente i cadaveri di Bergamo, la controversa voglia di Milano di non fermarsi e dell'Italia di riaprire, è arrivata a sorpresa la sua sentenza. Allora, oggi è il 31 di maggio e il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Allora, professor Zangrillo, lei come fa a essere, diciamo, così sicuro e evidentemente rassicurando tutti noi di questo, che il virus, oltre ad aver perso di intensità e quindi non è più così pericoloso come prima, c'è, lei dirà, il dato delle terapie intensive sul quale ora arriviamo, ma perché da noi è così e invece in America assolutamente no? Ce lo può spiegare? Allora, siete stati bravi, vi ringrazio della Zangrillade, mi avete dipinto per quello che nemmeno io osavo immaginare. Avete fatto una premessa che tenta di contrappormi con il professor Richeldi. Il professor, di solito in questi casi si dice: io stimo molto il tuo interlocutore. E poi effettivamente una non coltellata. Può che essere così, no? E poi una coltellata. Ecco, ma in effetti, a parte la stima che confermo, non è come l'abbiamo messa, nel senso che io ho semplicemente sempre cercato di riferire la realtà. Evidentemente la realtà italiana in questo momento è differente dalla realtà americana. Mi sono appena andato a vedere le curve, le rising curve del New York Times, che fanno vedere che gli stati del sud in particolare hanno un tasso di contagi che non è correlabile con quello italiano. Quindi la prima risposta alla vostra domanda è che stiamo parlando di fasi diverse. Addirittura oggi il professor Fauci parlava della seconda ondata americana, qualcuno invece parla della coda della prima ondata americana, ma l'America è un paese molto variegato, è un paese in cui non ci sono state le regole che ci sono state in Italia, e devo dirlo non per in qualche modo deludervi, che è assolutamente certo che se noi ne stiamo uscendo in questo modo, e speriamo che ciò continui, lo si deve al fatto che noi abbiamo rispettato il lockdown probabilmente come nessun altro stato. Ma lei non ci delude, scusi però Zangrillo, questo è fuori di dubbio, ma entriamo nel punto in cui il vostro manifesto è diverso dalle direttive del Comitato di Tecnico Scientifico, e poi diamo la parola a Richeldi. Voi dite, mi confermi se questo è vero, il carica
di forza virale che c'è nel contagio di oggi è enormemente, dite, più bassa di prima, ergo si possono già rivedere le misure di distanziamento. È vero, sì o no? No, noi assolutamente vero, la seconda parte l'avete aggiunta voi e magari la spiego meglio. Allora, noi dobbiamo essere abituati a dire la verità dall'osservazione clinica, ok? L'osservazione clinica ci ha portato a definire, correlandola con l'osservazione virologica, che stava accadendo qualcosa di diverso. Come per la prima volta ha detto il professor Remuzzi, la malattia non è più la stessa. Noi lo abbiamo confermato, poi alla fine ci siamo messi insieme. Cioè, in questo momento, e ormai sono passati quasi 2 mesi da quel famoso 31 maggio, io posso confermare che fortunatamente l'interazione tra il virus, quindi il SARS-CoV-2 e l'ospite in Italia, non è in grado di produrre quella malattia che io mi permetto di dire, e qui sì che mi posso alterare se qualcuno cerca di contrastarmi, io ho visto in prima persona, con tutti i miei collaboratori, almeno 1000 malati, e so benissimo che cosa vuol dire la manifestare la forma grave. In questo momento la forma grave in Italia non esiste. Richeldi. No. Allora, Richeldi, sul punto ha ragione il professor Zangrillo, e ancora, dobbiamo invece continuare a mantenere l'allerta alta, visto che in giro per il mondo, diciamo, non c'è certezza di quello che accade, tutt'altro, nessuno in giro per il mondo dice che il virus si è indebolito. Lo stesso Fauci oggi parla di pandemia globale che è ancora all'inizio, dice Fauci, e non parla solo degli Stati Uniti. Prego, professor Richeldi. Sì, buonasera, grazie. Intanto ringrazio il professor Zangrillo per i suoi complimenti, sono ovviamente importanti per qualsiasi medico italiano e non solo, perché rappresenta certamente un'eccellenza del nostro paese. Adesso anche lei dia la coltellata. No, mi lamento un po' del fatto che un par condicio mi sarei aspettato una Richeldeide, però capisco che sia stato difficile trovare il materiale, quindi vi perdono per questo. Io credo che i due punti di vista siano due punti di vista diversi, ma entrambi importanti e complementari, cioè non si contraddicono. Cioè l'osservazione clinica del professor Zangrillo è la stessa osservazione clinica che abbiamo avuto noi al Policlinico Gemelli, cioè di una riduzione delle forme gravi che portano i pazienti prima in terapia semi-intensiva, poi in terapia intensiva. Questo per effetto del lockdown, per effetto del distanziamento sociale che, tra l'altro, efficace per qualsiasi forma di malattia virale respiratoria, che però ora non c'è più, certamente. Però quindi lei si ricordi che lei adesso non si sta comportando come si comportava a dicembre. Lei sta usando il distanziamento sociale, spero, sta usando le mascherine. Sto usando distanziamento sociale, in particolare da Telese vorrei, ma non posso. Ma comunque vede che c'è un metro dinamico, statico e anche esistenziale. Però diciamo che diciamola tutta, professore, la promiscuità, io sto cercando di usare come giusto tutte le regole, niente assembramenti all'aperto, anche qui siamo in smart working alla 7 con tutte le precauzioni del caso, gli inviati, però... Rispetto a prima, io stesso che sono un rigoroso, sento che anche intorno a me diciamo, il contesto è molto molto più rilassato, diciamo. Certamente, lo sente perché semplicemente perché non vive in Florida o perché non vive in Brasile, perché se fosse in uno di questi paesi certamente la sua sensazione sarebbe diversa. Poi volevo dire un'altra cosa, cioè questo comitato tecnico scientifico di cui ho avuto l'onore di far parte, ma in cui ci sono persone molto più importanti di me, ha un punto di vista diverso da quello del clinico. O meglio, un pochino più ampio di quello del clinico, è un contesto di sanità pubblica in cui viene mantenuto sempre il principio di cautela. Cioè l'osservazione del professor Zangrillo, clinica corretta, correttamente riportata, molto precisa, è un'osservazione scientifica. Un comitato tecnico scientifico, di cui fanno parte non solo medici, anzi i medici sono la minoranza, deve guardare anche al futuro, deve guardare alle osservazioni che epidemiologiche, deve guardare a come si muovono le persone su un treno, come vanno su un aereo, prevenire comportamenti sbagliati. Quindi direi che siano due punti di vista che, a mio parere, non lo faccio per non entrare in conflitto col professor Zangrillo, con il quale non credo che non entrerei mai, ma sono due punti di vista che devono essere considerati come complementari ed entrambi indispensabili per evitare di trovarci in una situazione di nuovo lockdown. Io credo che quello che abbiamo sentito prima, cioè
milioni di presidi, insegnanti, operatori della scuola che stanno in questo momento cambiando banchi, acquistandone nuovi, cambiando aree, sono un terremoto enorme. Quindi non c'è una piccola differenza di valutazione che non produce conseguenze. Le scelte che voi state dettando con le linee guida cambiano l'Italia e per esempio la scuola italiana, come abbiamo visto, adesso è chiusa. Allora chiedo sia a lei se queste misure possono essere riviste nel breve, così magari risparmiamo un po' di lavoro, se si può, e sia a Zangrillo se pensa che siano giuste. Perché le dico una cosa, guardi, le dico una cosa, Richeldi, io penso che ci sia un paese reale che si comporta diversamente di come pensate voi. È stato molto disciplinato e rigoroso quando gli è stato chiesto, ma adesso la mia idea è che in una classe di 30 bambini di scuola media sia molto difficile chiedere un distanziamento sociale o il metro statico e il metro Beh, la mascherina però sarà dinamico. Determinante. Ecco, mi sembra molto difficile. Però la mascherina... quello che vorrei dire è diverso... è difficile un obiettivo da raggiungere, è diverso dal non richiederlo. Cioè il principio di cautela in salute pubblica ci impone, e impone in particolare a chi è responsabile della salute pubblica, il ministro della salute in primis, di avere un atteggiamento nel quale si cerca in qualsiasi modo di ridurre al minimo il rischio per i cittadini. Ora, alcune volte questo è fattibile, altre volte non è fattibile, lo vediamo con le vaccinazioni, lo vediamo con altri procedimenti di salute pubblica, però che queste misure debbano essere in primis veicolate alla popolazione e poi implementate per quanto possibile, questo mi sembra un principio imprescindibile della nostra Repubblica. Però Zangrillo, a tutti e due, Zangrillo, le ci vogliono le sanzioni, cioè come per il semaforo rosso. Col semaforo rosso non si passa, se passi ti togliamo i punti della patente e magari se guidi in stato di ebbrezza ti togliamo pure la macchina e la patente ovviamente, oltre che i punti. Cioè se non ci sono le sanzioni e a settembre, come dire, speriamo di no, ma c'è la seconda ondata e qui bisogna rispettare le regole che vengono dettate dal Comitato Tecnico Scientifico. Chiedo a Zangrillo ad esempio, il vaccino anti-influenzale e quello anti-Covid, tutte e due, lei li renderebbe obbligatori per prevenire un autunno in cui tutti caldo. Sono a letto? Caldo? Zangrillo? Allora, adesso, allora, io sicuramente renderei obbligatorio il vaccino anti-influenzale per le categorie note che altrimenti sono esposte ad un rischio che non bisogna correre. È inutile che continui a dire cose arcinote e quindi questo non deve essere messo in discussione. In più, e immagino che il professor Richeldi sia d'accordo con me, c'è anche l'opzione che potrebbe essere una raccomandazione, come si usa fare in medicina, per una certa popolazione, coorte di persone, di vaccinarsi contro la polmonite pneumococcica. Questo anche per, oltre a tutelare, anche cercare di fare chiarezza sì. per quello che potrebbe accadere appunto in futuro. Volevo tornare però un attimo indietro, proprio per cercare di raccogliere anche un po' il senso di quello che state dicendo. Sono sicuramente d'accordo e sono compiaciuto che, ma io lo sono da tempo, questa sera praticamente siamo complementari partendo da due punti differenti. Quello che forse vorrei dire è che talvolta il Comitato Tecnico Scientifico ha dato troppa attenzione a delle previsioni, non certo derivanti dalla clinica, quindi dal professor Pessimistiche. E dal suo policlinico, quanto da epidemiologi statistici che hanno descritto degli scenari che erano assolutamente inverosimili anche semplicemente sulla base di una previsione aritmetica. Inoltre io credo che la gente, soprattutto gli italiani, ha dimostrato di essere molto coerenti e molto responsabili. Perché c'erano per le sanzioni però, professore. Se in questo momento... C'erano le sanzioni. Scusi? No, dico, professore, c'erano le sanzioni. Ma lasciamo perdere... No, sì, ma non c'erano solo le sanzioni. C'era un grandissimo senso di responsabilità. Sì, è vero, un sentimento perché collettivo. Perché gli italiani avevano capito che si faceva sul serio. Ora, siccome stiamo vivendo una fase positiva che... al netto di Fauci, speriamo continui a accompagnarci. Noi dobbiamo anche cercare in qualche modo di far riprendere
delle situazioni di socializzazione, anche perché oramai abbiamo osservato che quello che viene definito l'eccesso di mortalità dovuto al Cosarvi 2 è terminato da tempo. Dobbiamo continuare quindi a seguire le regole. Vediamo che avete il diagramma. Appena annunciato. Ce lo illustra? Scusi un attimo, professore. Il diagramma sulla mortalità l'abbiamo preso, è un diagramma quasi macroscopico nella sua leggibilità. Eccolo qui. Lei come lo legge quel diagramma? La linea blu è la linea del cosiddetto eccesso di decessi del 2020. La linea arancione è la media degli ultimi anni. Perché pensa che questo sia molto importante? Io lo intuisco, ma lo spieghi lei. Ma questo è molto importante perché fa vedere che praticamente in concomitanza col periodo di picco dell'epidemia c'è stato appunto un eccesso di mortalità, che è appunto la curva che vedete in blu e che è appunto la vetta del picco, che a un certo punto si normalizza verso metà aprile. Poi ci sono altri fattori, come il fatto che probabilmente non vengono registrate altre cause tipiche di mortalità in periodi successivi a metà aprile. Comunque quello che vorrei dire è che io quindi, quando ho parlato il 31 di maggio, non ero al corrente di questa curva di letalità, ma osservavo quello che accadeva nel mio policlinico e quello che evidentemente per un mese mi dicevano tutti i colleghi. Contemporaneamente, facendo la correlazione virologica con i virologi, quelli che stanno a contatto con la clinica e non quelli che stanno solo a contatto con le provette, a un certo punto, di fronte a un interlocutore che mi aveva fatto spazientire e che non nomino, avevo detto quello che avevo detto e di cui non mi sono pentito. Sono contento per tutti che ciò stia andando in questo modo e credo, come dire, che abbiamo delle buone probabilità che ciò continui, perché non vedo per quale motivo dovremmo per forza di cose aspettarci qualcosa invece di negativo. Allora, sono però assolutamente d'accordo con il professor Richelli, anzi se potessi stimolare la discussione con il professor Richelli su qualcosa di molto interessante. Io sono molto preoccupato degli esiti delle malattie gravi. Il professor Richelli è uno dei massimi esperti mondiali di fibrosi polmonare idiopatica. Ci arriviamo. In questo caso noi probabilmente dovremmo fronteggiare un altro tipo di fibrosi. Ci arriviamo, non vogliamo sorridere. No, non vorrei entrare in la sette salute, però adesso magari lo riprendiamo. Vorremmo farvi vedere un caso molto molto interessante e specifico che riguarda i macelli, che è un nuovo fronte di preoccupazione per molti. La situazione dei macelli desta preoccupazione non soltanto da noi, ma anche in Germania, dove ci sono stati molti casi che sono stati documentati. Il nostro Andrea Postiglione è andato a farsi un giro nella zona del Mantovano e cerchiamo di capire qualcosa di più su il virus e i macelli. Vediamo. Qui siamo torni per fare visita di coronavirus. Da quando hanno aperto è un'ora e un quarto, però siamo arrivate prima, quindi sono 2 ore. Mi preoccupa, sto bene fisicamente, ma non lo so domani. Per il secondo giorno di seguito a Viadana, un paesino in provincia di Mantova, la scena è questa. Decine di persone in fila per un tampone. Fino adesso sono state tamponate circa 250 persone, quindi probabilmente altrettante verranno fatte durante la giornata. Come si può vedere, la fila è discretamente lunga, fino alle 13 ci sarà da lavorare. Ecco. Nei giorni scorsi un focolaio di Covid è esploso in 5 tra salumifici, macelli e aziende ovicole della zona. 122 operai sono risultati positivi al virus. Sono lavoratori assunti in cooperative in appalto in queste aziende di macellazione. Trattandosi per lo più di stranieri, è evidente che le condizioni sia di composizione dei nuclei familiari e le modalità di relazione può essere meno attento, meno efficace in un certo senso. Abbiamo chiaramente verificato l'adozione dei protocolli, le ditte hanno rispettato quello che era previsto in termini di protocolli anti-Covid. Eppure, a sentire la figlia di uno dei lavoratori contagiati, qualcosa potrebbe essere andato storto nell'unica azienda delle 6 non controllata dall'ATS Valpadana, perché in provincia di Parma. Il mio papà è positivo, allora per quello che siamo venuti. Lavora in Parma Uova. Lavora in una cooperativa. C'erano dei colleghi che erano malati, però loro sono venuti a lavoro e dopo anche gli altri sono contagiati.
Abbiamo provato a parlare con la direzione dell'azienda, ma senza successo. Una possibile spiegazione ce l'ha data allora il direttore generale dell'ATS Valpadana. La maggior parte di questi casi sono soggetti asintomatici. Per quanto riguarda il possibile rischio legato al consumo di alimenti di origine animale, non ci sono assolutamente evidenze ad oggi che questo sia un rischio effettivo. Non c'è in questo momento alcun rischio legato al consumo di questi prodotti. E allora, professor Richeldi, la domanda evidentemente è per lei. Vedendo intanto questa grafica, grazie regia, Covid, allarme, macelli nel mondo, la situazione non è soltanto per l'Italia, ma ci sono altri casi in giro per il mondo. E la domanda è: perché i macelli, professore? Secondo uno studio dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, è dovuto soprattutto all'abbassamento delle difese immunitarie per il freddo nei luoghi di lavoro. È così? C'è un'evidenza scientifica su questo? Non sono al corrente di una forte evidenza scientifica su questo. Credo che siano luoghi di lavoro nei quali, per le condizioni di lavoro, per la promiscuità e anche per il fatto che ci sono popolazioni che vengono da paesi spesso ad alta prevalenza di questa malattia, ci sia un'importazione di casi. Ora, però, questo vale sempre l'osservazione che facevamo prima con il professor Zangrillo, che sono per la prevalenza dei casi pauci sintomatici o asintomatici. È anche da ricordare che le lavorazioni all'interno di queste strutture sono diverse a differenza degli altri paesi. Cioè, alcuni paesi hanno delle lavorazioni in cui gli operai stanno molto stretti, altri in cui stanno piuttosto larghi, in altri ci sono delle condizioni climatiche migliori, in altre condizioni climatiche peggiori. Certamente sono uno dei potenziali hotspot, come ce ne sono stati tanti altri, come ne abbiamo visti. Tutte le zone di assembramento stazionario prolungato, in particolare il chiuso e quando ci sono condizioni di freddo e umido, ovviamente favoriscono la trasmissione di qualsiasi patogeno respiratorio. Io però su una cosa voglio tornare a farvi, non dico litigare, ma discutere, perché mi pare ci sia una differenza. Io credo che ci sia stato un momento in cui, in un unico caso clamoroso, in cui il Comitato Tecnico-Scientifico ha avuto una valutazione molto diversa da quella del Governo. È stata nella notte del 3, quando c'è stato il primo grosso allentamento delle misure, e credo che l'INAIL, voi proponeste 2,5 metri di distanziamento nei locali pubblici, una misura che ovviamente avrebbe tenuto chiuse buona parte dei bar in Italia. Adesso, in quella frangente, lessi, come dire, su tutti i giornali, la vostra opinione era che abbassare quella distanza avrebbe creato grossi problemi. Invece non ci sono stati. Quindi la domanda che le faccio, professor Richeldi, non è possibile che in alcuni casi alcune delle previsioni, che però cambiano la vita delle persone, cambiano la scuola, cambiano il commercio, cambiano la vita per molti in Italia, in questo momento siano state troppo pessimistiche? È possibile, però è stato fatto sulla base del principio di cautela. È come quando lei si mette la cintura di sicurezza e non fa mai un incidente. Cioè è una misura per salvaguardare la salute pubblica. Ricordiamoci, noi siamo un paese in cui a un certo punto avevamo 1 miliardo di morti tutti i giorni, in crescita. Quindi il principio di cautela penso debba guidare qualsiasi governante e qualsiasi ministro della salute in qualsiasi paese. Se poi troviamo che queste misure, fortunatamente per vari motivi, perché il lockdown è stato super efficace, perché gli italiani sono stati molto bravi, perché il virus ha circolato meno, probabilmente sono state forse anche indicazioni eccessive, questo però fa parte della cautela. La cautela. Bene, allora la domanda è questa: siamo al cambio di passo? Voi pensate di andare dritti così fino ad ottobre, o può esserci un cambio di passo per il turismo, per gli alberghi che devono spendere tanti soldi per sanificare? Cioè, ci sono una serie di misure che sono importanti per i bar che hanno i posti sbarrati. Cioè, cambierà qualcosa nell'immediato o no, professore? Io ovviamente non posso parlare per tutto il Comitato Tecnico Scientifico, le posso dire però che la mia sensazione è che il Paese stia andando decisamente nella direzione giusta, sorvegliando, identificando nuovi foci, nuovi focolai, isolando, abbiamo visto l'efficacia del sistema territoriale e abbiamo visto quanto è pronto il nostro sistema sanitario nazionale pubblico. Zangrillo. Certamente ottobre sarà un momento difficile perché abbiamo i virus respiratori, perché avremo l'influenza e tutto il resto, ma io sono assolutamente positivo e ottimista su questo. Qualche giorno fa ho parlato con il dottor Luca Pani, che è l'ex direttore dell'AIFA e che ora è un luminare e sta negli Stati Uniti, e mi faceva notare questo: in America non esiste alcuna divisione tra medici.
Sì, la classe politica litiga e si divide, i democratici hanno una visione, i repubblicani senza mascherina ne hanno un'altra, i repubblicani sono più alla Telese e i democratici sono più alla Barenzo in questo. Mentre i medici sono tutti compatti, Fauci e Fauci, non ci sono gli Zangrillo, diciamo, negli Stati Uniti. Perché, secondo lei? È peggio per loro se non ci sono gli Zangrillo. Questo è veramente... Chiediamola a Zangrillo. È una storiella, è una provocazione in cui non casco, perché io credo che la personalizzazione verso appunto la mia figura probabilmente non la meriti. I firmatari del manifesto. Però, in ogni caso, ma raccolgo simpaticamente Massimo la provocazione. Massimo rispetto, professore, figuriamoci. In America, ma io sono felice e non mi ritiro di un centimetro, perché credo in qualche modo che poi alla fine ci sia necessità di un contrappeso, perché io credo che il comitato tecnico scientifico, come ha detto giustamente il professor Richeldi, debba per forza di cose determinare delle misure di cautela della sanità pubblica e io mi permetto di aggiungere anche privata, e capite che non lo faccio a caso. In ogni caso, poi alla fine serve un contrappeso, perché il mondo reale è al di fuori di quel palazzo. E il mondo reale è fatto anche di quello che io ho visto oggi in Viale Concordia a Milano, dove ci sono centinaia di persone in fila perché non hanno di che mangiare. Perché evidentemente dobbiamo tener conto che non possiamo continuare a estremizzare delle misure che, se non correttamente interpretate, spaventano e disorientano. Il mio obiettivo è quello di far capire il mio obiettivo oggi è quello di dire: io sto col professor Richeldi, ha ragione, il comitato tecnico scientifico ha promulgato degli statement fondamentali. Aggiungo in linea con lui, il nostro sistema sanitario è straordinario. Non è che in America non c'è Zangrillo, in America evidentemente ci sono tutta una serie di stati multietnici, assolutamente divisi semplicemente perché alcuni sono democratici ed altri sono repubblicani, e in questo momento in Florida stanno pagando una deregulation completa perché nessuno ha assolutamente osservato alcuna regola, per cui il 40% delle morti vere in America è nelle long term care institution. Il resto è perché in America non c'è l'attenzione verso la cura come c'è in Italia. Bene. Ricordiamocelo assolutamente. Speranza. Stavo parlando dell'Italia, lei ha fatto questa digressione sull'America perché era partito da cosa consiglierebbe di rivedere. Cosa consiglia di rivedere subito al suo amico o nemico o collega stimato, professor Richeldi? Noi siamo stati mirabili e velocissimi nel chiudere. Dobbiamo porre in atto un sistema che si adegui in modo dinamico alla realtà giorno dopo giorno, pronto a rallentare, pronto ad accelerare, pronto a stimolare la socializzazione, pronto a stimolare tutti quei livelli di assistenza che sono mancati e che continuano a mancare e che sono un gravissimo problema. Chiaro, perché in questo momento, a luglio, in Italia le persone non vengono curate come un anno fa, e quindi tra un po' avremo un eccesso di mortalità che è indirettamente collegato al SARS-2. Rivediamo, così ve lo facciamo commentare al volo prima di aprire l'altra grande pagina che abbiamo, il ministro Speranza, che cosa ha detto proprio qui a In Onda. Sentiamo. Il vaccino è una grande opportunità. Su obbligo o non obbligo è evidente che dovremo discutere, ma io non parto dal dire obbligo, io parto dal dire che mi fido dei miei concittadini e che vorrei insieme a loro battere definitivamente questo virus. Metterebbe anche gli insegnanti fra quelle categorie prioritarie, chiamiamole così, i primi a essere vaccinati, perché medici, sono a contatto col pubblico, insegnanti, certo. Anche la scuola? Beh, è chiaro, la scuola è un punto essenziale. È chiaro che i soggetti più a rischio sono i medici, gli infermieri, ma tutti quelli che hanno relazioni significative con un numero largo di persone devono essere chiaramente considerati dentro una prima fascia.
Allora, professor Zangrillo, perché secondo lei in Italia c'è, come dire, una certa cautela nel dire, nel pronunziare la parola obbligo vaccinale? Beh, io credo che le evidenze sul fatto che la vaccinoterapia sia fondamentale, sia mandatoria in mille circostanze, non debbano nemmeno essere poste in discussione. Quindi evidentemente quando si discute di obbligo o non obbligo è perché la politica si fa prendere la mano e viene interpretata purtroppo in modo poco aderente a quelle che dovrebbero essere invece delle evidenze scientifiche fondamentali. Io per primo mi preoccupo quando qualcuno, sentendomi parlare, in qualche modo mi tira per la giacca e da una parte mi dice che entrerò in politica, cosa che non accadrà mai, per farmi del male, evidentemente lo dicono, così come magari mi vogliono portare vicino al movimento Novax. Io ho diretto per anni la seconda sezione del Consiglio Superiore di Sanità e ho lottato aspramente contro la terapia stamina, contro tutte le bufale che periodicamente in Italia sorgono dal nulla. Quindi sono un amante della medicina ortodossa e delle evidenze. Ho semplicemente, come dire, ritagliato questo ruolo per me inusuale, perché altrimenti ero solo il povero medico di Silvio Berlusconi per quasi tutti quelli che mi conoscevano, ecco, perché ho detto la verità, perché a un certo punto, avendo drammaticamente vissuto la malattia nella sua forma più aspra e più violenta e più negativa, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo, come dire, la fortuna di avere il contatto con la provetta, no? Si permetteva di confutare quello che noi dicevamo. Chiarissimo. Evidentemente Richeldi. Non sto pensando al professor Richeldi, ma qui ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono veramente pericolosi. Ai ai ai, topi di laboratorio. Richeldi, prego. Guardi, sull'obbligo voi siete due tra i massimi esperti di politica in Italia, mi risulta. Beh, quindi sapete benissimo. Uno solo dei due, io. Non, grazie, non due, si esatto. Preoccupi adesso, non buttiamo giù telese, ma insomma, d'accordo. Comunque volevo dire che noi siamo un paese altamente democratico, su questo credo ci siano pochi dubbi. L'obbligo di per sé è una parola che in democrazia è sempre particolarmente ostica, io credo. L'obbligo vaccinale è ancora di più e le dico perché. Perché il vaccino è una sostanza che si mette in una persona sana, non in una persona malata. Quindi il vaccino deve avere sostanzialmente zero effetti collaterali. Non si accetta che un vaccino possa provocare effetti collaterali, mentre lo si accetta da un farmaco. Quindi l'obbligo vaccinale, anche se, come ha detto il professor Zangrillo, sulla base delle evidenze non si discute, perché non c'è dubbio che noi abbiamo eradicato malattie mortali, molto più mortali del Covid-19, onestamente, dal globo terracqueo, attraverso vaccini efficaci. Però scusi professore, le sembra normale che in alcune regioni, e questa è una mia fissa da tempo, ma io non trovo normale che in alcune regioni ci siano obblighi di vaccino in alcuni settori e non in altri. Cioè, se il problema, se il morbillo, la parotite e via discorrendo sono un problema a Bergamo, lo saranno anche a Racalmuto. Allora, questo è il messaggio discordante che si dà. Cioè, l'obbligo vaccinale dovrebbe essere uguale in tutte le regioni d'Italia. Da Bergamo Alta fino a Portopalo di Capopassero, per intenderci. Questo è un problema suo, però è un problema della politica, non è un problema dei medici o dell'evidenza. No, no, ma io infatti le sto, siccome lei fa parte del comitato tecnico scientifico, questo, sì, come dire, è un tema che lei porrebbe all'ordine secondo del giorno me della sì. politica? È un tema. Allora, questa epidemia, questa pandemia, ci ha posto di fronte al problema di dire che non solo le malattie infettive non rispettano i diciamo limiti territoriali delle regioni o dei paesi o dei continenti, ma come vediamo oggi, chiamandosi pandemia, necessiterebbero di strategie sovranazionali che consentano un controllo più preciso. Oggi sono stati impediti gli ingressi da alcuni paesi all'Italia. Ora, questa è una misura unilaterale necessaria, dovuta, però è chiaramente unilaterale. Cosa succede con gli altri paesi? Cosa succede con i paesi in transito? Cioè, è chiaro che necessita questa sovranazionalità di coordinamento. So che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è un'organizzazione perfetta, ma questa è una strada verso cui andare. Per quello che diceva lei sulle regioni, ancora di più, perché noi siamo una nazione e credo che le indicazioni dovrebbero assolutamente essere almeno sul territorio nazionale.
Professore, l'ultima domanda su quello che diceva Zangrillo. Zangrillo dice che questo virus ha dimostrato di muoversi, di variare velocemente, anche carica infettiva, potenza virale, dipende da come lo si definisce. Allora anche le misure di apertura e chiusura devono essere altrettanto rapide. Cosa c'è di sbagliato in questo? Cioè, pronti a fare nuove restrizioni, ma quando questa pressione si abbassa, si può ulteriormente alleggerire il vincolo del distanziamento? Secondo me sì, nel senso che questa è un'osservazione molto giusta, professor Zangrillo. È chiaro che la risposta, diciamo, istituzionale non può essere così rapida. Abbiamo visto il numero di decreti legge, il numero di provvedimenti disciplinari che sono stati fatti, molto velocemente, ma poi devono essere implementati. Ci sono i prefetti, ci sono i comuni, ci sono i singoli paesi. Cioè la reattività del sistema ovviamente non è così dinamica come è la dinamica della cinetica virale. Ancora una volta vale però il principio di cautela. Se facciamo un pochino più di cautela, secondo me male non faremo. Grazie Richeldi, grazie Zangrillo. Due medici per capire lo stato di salute del Covid. Vogliamo capire ora lo stato di salute di un importante partito di maggioranza che è rappresentato qui da Stefano Bonaccini. Buonasera. Teniamo allora i medici. No, scherzo. No, salutiamo Richeldi e Zangrillo e chiamiamo qui al nostro tavolo Alessandro De Angelis, che ci aiuterà in questo. Eccolo, entra, fa un entré come si deve. Musica. Che ci aiuterà nel fare il test. Ciao, con un presidente di regione che viene considerato, tirato in ballo, candidato da uno dei sindaci più importanti del Partito Democratico al Nord e addirittura indicato come potenziale leader. Assieme ad Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, c'è Agnese Pini, direttrice della Nazione, che dovrebbe essere anche lei collegata dal suo giornale. Ciao, buonasera. Bentornata fra noi, direttora. E allora, caro presidente Bonaccini, da dove partiamo? Partiamo dalla sua Bologna e da questo bel servizio che entra, no, nella interna corporis del Partito Democratico. Andiamo a vedere. Allora, ci sono dei volontari che prendono nome e cognome delle persone. A tutti quelli che entrano. Ti lasciano i nomi e poi si può accedere. Perfetto, proprio così. Andiamo. 2,5 metri. 2,5 metri, le sedie alternate, distanziate dal palco. E questi sono i cartelli che ricordano che bisogna tenere la mascherina. Esatto, sempre. Bisogna indossare la mascherina e chiaramente mantenere le distanze, evitando gli assembramenti. Questo è il pane di stasera? Sì, questo è il pane. Imbustato singolarmente. Assolutamente, chi vuole il pane si trova il pane già imbustato e quindi... Ma questa non è solo la prima festa dell'era Covid, ma anche la prima col governo insieme ai 5 Stelle. Come va? Bene. È stato un po' uno shock, ma perché sostanzialmente non eravamo stati preparati. Sicuramente preferisco essere io al governo piuttosto che la Lega. Aspetta, a lei Conte piace? Sì, ho scoperto una persona che devo dire... Sei ricreduta? Sì, poveretto. È nato nella festa dell'anno scorso, il governo con 5 Stelle. Sì, qua alla fine. Un'estate dopo, come sta? Ho superato il Covid, sto benissimo. Cosa andrà in questi frigoriferi? Questo? Il pesce qua dentro. Il pesce fritto. Dal 45, dalla 46-47 siete stati a fare festa di tavolo. Non facciamo i balli, facciamo tutta una serie di cose che... Però la festa si fa molto. Allora, la festa sì. Bonaccini dice, no? Alleati sì, subalterni no rispetto al Movimento 5 Stelle. Come si sente lei, alleato o subalterno? Ma io mi sento alleato. Dobbiamo essere, secondo me, noi a dettare l'agenda politica. Noi dobbiamo continuare a salvare questo paese. Se lei ha Twitter però, no? Cioè, avrà visto i tweet con cui Orfini ricorda tutti i giorni a Zingaretti che i decreti di sicurezza di Salvini stanno ancora là, difesi dai 5 Stelle. Ci sono differenze chiaramente tra 5 Stelle e Partito Democratico, altrimenti sarebbe un'unica... Sarebbe stata la prima cosa da cambiare. Vabbè, ma in questa fase cosa facciamo? Mettiamo in vacca il governo per cambiare? Mettiamo in vacca adesso? Non penso sia il caso. Il bello che abbiamo noi nel PD è i dibattiti interni, che si bisticcia, si letia, però alla fine siamo sempre noi. Però insomma ha funzionato l'idea di Zingaretti. Direi che ha funzionato, sì. Cioè, fa bene a tenere il punto. Ah.
Allora, questi nostri servizi qui, come dire, le interviste quasi demoscopiche del nostro Sappino rivelano spesso un umore dei popoli, e la cosa che colpisce di questo servizio, se lo paragonassimo a quelli dell'estate scorsa, è questo incredibile senso di alleanza che si respira fra i militanti e il Partito Democratico, oserei dire quale superiore a quello che si respira nei piani alti del governo, cioè loro si sentono parte di un'alleanza. Allora Bonaccini ha da poco pubblicato un libro, Come battere la destra, è una sorta di manuale, e lei che il leader che potrà unire queste anime e arrivare a quell'alleanza performante che tutti sognano, eccolo, la destra si può battere, e c'è la foto del look che ha reso importante una campagna regionale. Guardi, io sto facendo il presidente di regione, presidente della conferenza delle regioni, presidente del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, sono stato riconfermato per altri 3 anni, è la prima volta che c'è un italiano nel dopoguerra, sono 100.000 enti locali di 41 paesi europei, quindi oltre l'Unione Europea. Gratis, credo non hanno impegnato abbastanza. Peraltro, per questo. No, conferenza regioni e conferenza del Consiglio dei Comuni e Regioni non hanno stipendio, anzi voi sapete che io sono il presidente di una delle regioni più grandi d'Italia, ma quello con l'indennità più bassa, perché ci tagliamo tantissimo appena insediati, e io fui il primo. Quanto prende netto? Quando prende netto in busta paga? Vitalizio. Poco più di 6.000 euro, 12 Bene. Mesi, 12 miliardi e mezzo di euro di bilancio. E io fui il primo a cancellarmi il vitalizio in Italia 7 anni e mezzo fa, però lo dico a voi, io che difendo la sobrietà come valore di chi fa politica, uno può anche lavorare gratis e senza vitalizio, ma se è incapace costa sempre troppo alla collettività, questo va detto per onestà, per evitare che pensiamo che non contino più le competenze. Dopodiché, guardi, io governo una regione però senza l'alleanza col Movimento 5 Stelle, io ci provai, lo ricorderete, chiesi loro di cederci perché nell'ultimo anno di governo della scorsa legislatura votarono quasi tutti i provvedimenti più importanti, decisero legittimamente di non volere nemmeno discutere i programmi, amici come prima, però io gli sono andato a prendere i voti uno a uno, perché voi ricorderete che il Movimento 5 Stelle è crollato al 3,5% col suo candidato, e tanti loro elettori hanno votato anche per me o comunque per la coalizione di centrosinistra. In questo non mi piace la subalternità, non perché ci sia in questo momento, ma come elemento politico. Alleanza sì, bisogna però cercare di, come dire, far pesare un'identità, un programma, dei valori. De Angelis, e questa è la vera sfida che abbiamo davanti. Allora, De Angelis, voglio chiederti questo, perché oltre a fare la domanda poi ovviamente a Bonaccini, ma quello che ti volevo chiedere è, secondo te il presidente della regione Emilia-Romagna può essere, diciamo, l'uomo giusto per federare 5 Stelle e Partito Democratico e fare una sorta, cioè riuscire a catturare anche quell'elettorato del Movimento 5 Stelle e attrarlo a sinistra? In Emilia-Romagna ci è riuscito, diciamo. In Emilia-Romagna, infatti dicevo a livello nazionale. In Emilia-Romagna ci è riuscito, ci è andato a pescare dei voti, non da solo, diciamo, perché poi in Emilia-Romagna c'è stato anche un grande risveglio democratico, le sardine. Io ricordo, ero lì in quei giorni, mi colpì un dato, per fare un racconto della campagna elettorale, che il giorno dopo il citofono aumentò il numero di schede che gli elettori il andavano a chiedere. Il famoso citofono, la citofonata di Salvini alla ricerca di uno spacciatore. Al presunto immigrato, quell'episodio di caccia all'uomo, no? Il giorno dopo quell'episodio ci furono un numero di cittadini che andò proprio ai municipi a chiedere le schede elettorali, perché c'era un risveglio democratico. Però detto questo, l'Emilia Romagna, che l'Italia non è l'Emilia Romagna, però dimostra che comunque si può fare, no? Ad andare a prendere dei voti di un partito in crisi, diciamo, e a non essere subalterni di alleanze. A tal proposito mi collego alla domanda che volevo fare in coda al ragionamento che faceva Bonaccini, è questa: se fosse lei a gestire adesso il tema delle alleanze, il ministro di un appuntamento cruciale, che è la tornata amministrativa del 21 settembre, dove si vota in 6 regioni, inevitabilmente ci sarà anche un giudizio politico, certo, diciamo, sul governo, anche ogni voto è un voto politico. Lei che cosa farebbe? Perché in questo momento il PD va cercando alleanze ovunque, a mio giudizio anche in maniera un po' bizzarra, perché chiedere ai 5 Stelle di sostenere i suoi candidati uscenti, no? È un atteggiamento un po' rinunciatario, lei valuterebbe caso per caso, sarebbe anche propenso ad andare da solo senza una rincorsa fino alla fine? Come la gestirebbe lei in prima persona, diciamo? Guardi, io
Io per fortuna non le devo gestire e non invidio Nicola Zingaretti in una fase così, perché ovviamente abbiamo regioni molto diverse tra loro, con storie diverse di questi anni. Dico una cosa però che penso a prescindere e in assoluto De Angelis, che è questa, ed è quello che è accaduto da noi alle scorse elezioni, quando peraltro tutti o quasi tutti in Italia mi davano per sconfitto certo, addirittura quando si seppe che non riuscivamo ad allearci con i 5 Stelle mi dissero è già finita, puoi fare le valigie e vai a casa. Io penso che quando si deve fare un'alleanza, primo la si deve fare per qualcosa, non contro qualcuno. Io non mi sono mai permesso di dire che mi candidavo contro Borgonzoni, o meglio contro Salvini. Io mi candidavo per l'Emilia Romagna e infatti siamo andati a prendere voti anche a qualche uno che aveva votato Lega o aveva votato Fratelli d'Italia o aveva votato anche Forza Italia in quei mesi, perché il progetto era per l'Emilia Romagna. Volevamo dire noi ci occuperemo della nostra regione. Secondo, se ti allei a tavolino con qualcuno senza condividerne i programmi, gli elettori se ne accorgono. Questa sono alleanze che anche se vinci solitamente durano molto poco. E se invece le fai e ti allei sul programma, non solo possono durare, ma vai a pescare voti anche dall'altra parte. Questo Bonaccini mi tira però una domanda spontanea, anticipo, secondo me te lei se Parenzo. Questo vale anche a livello nazionale però, no? Cioè, mi pare... Assolutamente sì. Questo vale se a livello locale... Assoluto. Ma e lei questa alleanza con i 5 Stelle a livello... Vale in assoluto. Guardi, io se le devo dire cosa mi sarei aspettato dai 5 Stelle. Io penso che il Movimento 5 Stelle, nella loro autonomia, ci mancherebbe, avrebbero dovuto ragionare seriamente di un'alleanza organica in tutto il paese, nelle regionali. Perché io non credo che governare un paese troppo a lungo possa avere alleanze così diverse o spesso proprio opposte a quelle che governi nelle regioni o nei comuni italiani. Perché poi, come dire, gli elettori anche lì si accorgono, fai provvedimenti che dovrebbero avere una loro sintonia tra i territori a livello nazionale. Nella Prima Repubblica accadeva quasi regolarmente con il pentapartito al governo, i socialisti al governo nazionale e nelle regioni rosse, per esempio in Emilia Romagna, alleati del Partito Comunista. Ma è l'età della pietra, Telese, quella lì però della Prima Repubblica. Non si faccia, Telese, non si faccia dire da me la storia delle leggi elettorali però. No, assolutamente. No, potete telefonarvi eventualmente e farla tranquillamente dopo la trasmissione, non c'è un po' di dubbio. Pini, direttore Pini, però questa questione che ha posto molto bene il collega De Angelis in realtà ci porta a capire quanto queste elezioni di settembre saranno determinanti per gli equilibri stessi all'interno del governo. Ora, tu dirigi un giornale che ha base nella rossa Toscana, che è un caso molto simile forse a quello di Bonaccini. Come le vedi queste elezioni regionali? Emilia e Toscana sono regioni che spesso vengono accomunate, ma in realtà sono molto diverse e hanno anche una struttura politica attualmente differente. Si accomunano per una storia rossa in entrambi i casi, ma in Toscana anche per esempio... socio-economica. E anche socio-economica molto differente, perché partiamo da presupposti direi diversi. La Toscana, soprattutto col coronavirus, sta soffrendo moltissimo per ovvie ragioni, essendo una regione che si basa sul turismo è chiaro che fatica di più, no? In un contesto del genere. E poi politicamente qui ci sono molte città importanti che sono già passate al centrodestra, che sono amministrate da poco da giunte di centrodestra, casi che in Emilia non ci sono in maniera altrettanto eclatante. Però ecco, la domanda che mi viene da fare a Bonaccini è questa: nel suo caso l'elezione in Emilia è stata un'elezione anche politica, no? Che ha avuto un significato politico molto forte, perché ricordiamo l'eco che ha avuto anche internazionale, perfino Al Jazeera a intervistarla per questa per aver tolto, no, lo scettro a Salvini, che sembrava ormai essere praticamente il vincitore morale, perché poi c'era la Borgonzoni in realtà candidata, ma insomma pareva più lui il candidato della Borgonzoni. Sì. Ecco, queste elezioni avranno un peso altrettanto forte in chiave politico, cioè potranno raccontarci poi, in base all'esito che avranno, che tipo di PD ci sarà dopo le elezioni regionali. Si potrà aprire un confronto vero dentro il PD a quel punto, sulla leadership anche. Ma guardi, io mi auguro di no, anche perché poi noi purtroppo questo è un paese che ogni volta che si vota per un livello istituzionale si parla sempre di altri livelli istituzionali. So bene che quando votammo in Emilia Romagna
c'era chi scriveva quotidianamente o discuteva quotidianamente, lasciamo stare i giornali, anche nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, che se fosse stata espugnata l'Emilia Romagna poteva cadere anche il governo. Sì. Io mi auguro che possano andare bene le elezioni regionali, mi auguro che possano segnare, come dire, un punto di vista e un passo in avanti rispetto a quello che fino alla nostra vittoria sembrava impossibile, perché noi venivamo da 9 regioni su 9 non vinte ma stravinte dal centrodestra, in particolare da Salvini, perché poi diciamoci la verità, l'avversario obiettivamente era quello. Io, se posso dare un consiglio a coloro che si candidano per il centrosinistra, per il PD, è di parlare dei loro territori, e sono sicuro che faranno così, della loro regione, non per parlare d'altro, perché qui Salvini venne e molti si accorsero che parlava di utilizzare l'Emilia Romagna per mandare a casa il governo Conte. Noi invece dicevamo che volevamo votare per l'Emilia Romagna, e a qualsiasi elettore di qualsiasi partito noi chiedevamo di poter immaginare quali erano i 5 anni che avrebbero riguardato la sua famiglia, la sua impresa, il suo lavoro. Questo secondo me bisogna fare. Angelis, mi pare ineccepibile questo. Cioè, lui probabilmente ha vinto perché ha cercato di depoliticizzare dal contesto nazionale e ha parlato dei problemi della sua regione. Su questo non c'è, su questo non c'è dubbio e Salvini lì ha fallito nel cercare di creare un plebiscito su di sé, un referendum su di sé. Io temo però, diversamente da Bonaccini, che questa volta non sarà così, perché è inevitabile, cioè proprio nelle cose, che le prime elezioni dopo questa drammatica emergenza e questa fase del tutto eccezionale per il Paese siano inevitabilmente un giudizio col governo. Queste elezioni saranno elezioni su Conte e sul governo Conte. Anche le altre, si diceva. E queste temo, Luca, che diciamo, dopo, sentendo anche il clima, il clima sociale che c'è nel paese, si voterà su questo e alcuni candidati tipo De Luca hanno una loro forza anche comunicativa, come l'hanno gestita. Temo che il governo ci stia arrivando malissimo, che sta arrivando fermo, no? Sta arrivando alle regionali fermo, senza risolvere un solo dossier. Gli ultimi 2 giorni, signori, gli ultimi 2 giorni sono stati la fotografia di un principio di collasso. Ecco. Cioè, addirittura un principio di collasso. Ma scusami, il decreto, questo governo governa salvo intese, cioè senza intese, no? Tecnicamente i provvedimenti... Sì, è una formula, diciamo, Non c'è un'intesa. Allora, il decreto semplificazioni passa alle 4 di notte senza intese, quindi non si sa quando diventa, annunciata come la madre di tutte. Però anche gli anche gli altri decreti erano senza intese, poi dopo... Ecco, infatti il decreto bilancio dovevano fare la fiducia a proposito di decreto senza intese. Questa settimana lo hanno rimandato in commissione perché mancano le coperture e perché non c'è un accordo sulla questione degli stabilimenti. Sul rifinanziamento delle missioni all'estero si è staccato un pezzo, diciamo, di maggioranza sulla Libia. Su autostrada, immagino che poi ne parlerete col ministro Boccia, dopo Rimi c'è... Bisogna fare l'inaugurazione del ponte e non si capisce chi la gestisce e si litiga sulla revoca. È una situazione francamente, francamente difficile. Ottimo. Insomma, no? Ti fermiamo qua su questa fotografia. E se i problemi non li risolvi, nel chiedere a Bonaccini, finora è stato molto diplomatico, guardando questa classifica del Sole 24 Ore, non contestata da nessuno. Voglio dire, non è una cattedra che si può mettere in discussione. E però attenzione, perché quando l'ho visto ho detto, forse è un segnale di quello che sta dicendo De Angelis, perché il primo di popolarità è Zaia, e va bene, può esserci, il secondo però è Fedriga, sempre della Lega, il terzo è Donatella Tesei, sempre del centro-est e sempre della stessa area, e il quarto è addirittura la governatrice della Calabria, Iole Santelli, che è di Forza Italia, ma è sempre del centrodestra. Il primo dei presidenti nella classifica di popolarità è Bonaccini, subito dopo di lui ci sono Marsilio e Cirio e Toti e Solinas, che sono tutti di centrodestra. Bonaccini, qua lei mi deve fare una cosa proprio fuori dalla risposta standard e mi deve dire o questi del Sole 24 Ore li andate a prendere e dite siete impazziti, oppure... C'è un momento che c'è solo lei e tutti i presidenti di destra, e che cosa sta succedendo? Soffia un mento, mi pare. Sì, guardi, nel 2014 io per qualche mese seguì gli enti locali per il Partito Democratico. Si votò in 4.106 comuni e 28 capoluoghi e 2 regioni. Ne vincemmo il 70%, era il periodo in cui bastava dire Renzi e vincevi le elezioni. Andammo a Pavia, si andò al ballottaggio,
conquistammo Pavia dopo non so quanti decenni, e a Pavia stava governando un sindaco peraltro bravo secondo me, Cattaneo, che era il primo nella classifica del Sole 24 Ore pochi mesi prima. Ah, quindi ci porta male. Io guardi i sondaggi. No, no, non dico questo perché ad esempio la popolarità e le capacità di Zai chi le mette in discussione. Dico solo che preferisco a quello le urne, perché a me davate praticamente tutti o quasi tutti sconfitto, e sconfitto male. Ho vinto di 10 punti. Negli ultimi 10 anni, l'ultimo anno, stando a quel sondaggio lì, io ho recuperato 10 punti, perché lì 2,5 punti sono sugli ultimi mesi appena dopo le elezioni. Ma ripeto, mi interessa relativamente poco. Quello che mi interessa è che vorrei un centrosinistra che, allargandosi di più al civismo, prova a costruire un'alleanza vera nel paese, un'alleanza sociale, che possa la prossima volta, quando si tornerà a votare, davvero battere la destra, non lei, solo competere. Ma lei è d'accordo su un tema, cioè il problema oggi, prima ancora di Salvini, è il declino del paese. Cioè, se il governo è fermo e nel paese ci sa, cioè, la rabbia, allora, la protesta, l'insoddisfazione, poi si incanala. Provo a rispondere così. Si incanala verso Salvini o verso, non lo provo so, un novello Salvini più arrabbiato, no, di lui. No, non voglio eludere la domanda. Il governo secondo me ha gestito molto bene la fase dell'emergenza sanitaria e non era per niente scontato. Guardate chi è che è nel dramma nel mondo, nelle democrazie occidentali, lasciamo stare i regimi, sono quegli autoritari populisti che, essendo populisti, hanno bisogno dell'applauso quotidiano, perché il populismo vive di risposte a quello che si vuole sentire dire la pancia della gente. Hanno persino detto bugie, perché l'applauso quotidiano comporta anche ogni tanto dire la verità, e allora prendi qualche fischio. E guardate come siamo messi, prima la Gran Bretagna, poi gli Stati Uniti, poi il Brasile. Quindi il governo italiano, la prima democrazia occidentale colpita, secondo me l'ha gestita davvero bene, anche insieme, lo rivendico, un ruolo delle regioni fuori dall'appartenenza geografica e politica. Adesso è la fase veramente, è il vero test, perché chiudere è più facile che riaprire. Io mi auguro che il governo, Lei aprirebbe un po' di più. Governo? Beh, ormai guardi, è aperto praticamente tutto. Quello che io dico è: attenti, il virus non è sconfitto, eh? Attenti, perché finché non ci sarà il vaccino per tutti, noi rischiamo di dover in autunno tornare a chiudere qualcosa per qualche imbecille irresponsabile che con grande fatica e sacrificio abbiamo chiesto agli italiani di sopportarli per riaprire. Dopodiché, adesso io farei tre cose. Dall'Europa prendere il MES, perché se ci danno 36 miliardi di euro senza condizioni sulla sanità pubblica, io voglio vedere chi è quel politico che ha il coraggio di andare a dire ai cittadini che per gli ospedali, le tecnologie, il personale sanitario, le case della salute, la medicina territoriale, li dobbiamo rinunciare. Non li abbiamo mai visti tanti soldi così. Dicono che sono un prestito, però. Lo dico, e poi pretendere un piano gigantesco degli investimenti. Fatemi dire una cosa, io non posso, dire chi deve gestire le autostrade. Io non posso dire che bisogna, chi deve gestire le autostrade, però non si può rimandare di settimana in settimana, di mese in mese. Nella mia regione ci sono in questo momento tra i 3 e i 4 miliardi di euro di lavori già finanziati con i progetti approvati. È faticoso dire che deve ripartire il lavoro e le imprese e poi tenere bloccato degli investimenti già certi. Quindi si trovi una ragione e si parta, perché il governo è evidente che su questo vincerà la sfida. Del giudizio, però, scusi, dei cittadini, ma anche lei, anche lei pensa che a questo governo non c'è alternativa, o pensa che davanti a questa palude che si potrà tra mesi sarebbe compito della sinistra prendere un'iniziativa politica e quindi crearla un'alternativa? Perché... Allora, prima di rispondere alla domanda di De Angelis, siccome cade a fagiolo, come si dice, le facciamo vedere il nostro Luca Sapino. Ieri ha intercettato Romano Prodi su un'ipotesi di allargamento della maggioranza. Senta, caro Bonaccini, che cosa ha detto Prodi, suo conterraneo peraltro. Sul MES potrebbero arrivare in sostegno i voti di Silvio Berlusconi. Lei è l'unico che l'ha sconfitto, Silvio Berlusconi. E il voto sul MES potrebbe essere in qualche modo l'anticamera di un ingresso in maggioranza di Forza Italia. Lei come la vedrebbe? Non è mica il mio mestiere adesso. Beh, insomma, appunto. Lo è stato lungamente, professore. Ma quando ero piccolo. Però lei è l'unico che l'ha battuto, Berlusconi. Lo so, il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni, che è proprio la conseguenza di quello che ho detto prima. Insomma, o noi diamo una spinta
oppure il paese si arrotola su se stesso. Comunque non è un tabù, quindi. E adesso per me non è un tabù nessuno, non è certo un tabù, anche perché, come ho già più volte detto, è la vecchiaia porta la saggezza, ecco. Allora, vi abbiamo fatto rivedere questa intervista rubata da, con abilità, bisogna dire, da Sappino a Prodi, anche nella sua integralità, perché oggi sono impazzati in retroscena. Qualcuno ha detto addirittura, ha scritto dietro questa affermazione stupefacente, c'è addirittura l'ipotesi del Quirinale, Prodi anche si posiziona ancora in vista. Io credo che siano tutte balle, però credo che Prodi, con il suo senso di termometro, di uno che sta a terra e sente quello che per esempio in Emilia Romagna si dice, esprima un sentimento. Allora a lei dobbiamo chiedere, Bonaccini, se pensa a un'idea diversa o uguale a quella di Prodi, cioè è un tabù o non è un tabù l'allargamento nel voto del MES e poi forse anche in alcune maggioranze parlamentari a Forza Italia, a Berlusconi e agli altri? L'ho detto prima, e quello che ho detto prima vale nel ragionamento che le faccio adesso. Io non so se sia un tabù, so che oggi c'è una maggioranza che ha il dovere di trovare accordi per decidere velocemente. Vede, la velocità... Ma quindi tabù sì o tabù no? Scusi Bonaccini, lei è abilissimo, però io le volevo inchiodare una cosa. No, ma non è un tabù. Non è un tabù. Ma non è un tabù, perché se trovi l'accordo sui programmi non c'è tabù su nulla. Quello che voglio dirle però è questo. Per molti dei suoi elettori è un tabù allearsi con Berlusconi. Per lei dice non c'è un tabù su nulla se ci sono i programmi? Più per i 5 Stelle. È un'altra linea diversa rispetto a Zingaretti, no, questa. Io dico, allora faccio un ragionamento un po' più fine, però fatemelo fare, perché se mi interrompete non riesco a farlo e dopo vi rispondete da soli. Allora, primo, c'è una maggioranza senza Forza Italia, e questa maggioranza che avrebbe il dovere di dare risposte al Paese. Secondo me è in grado di darle, ma la velocità con cui le darà non è una variabile indipendente dalla possibilità di continuare. Si faccia un gigantesco piano degli investimenti, si sblocchino tutto quello che può partire, le ho fatto un esempio prima, perché a me piace parlare di cose concrete che riguardano la vita delle persone, non di, come dire, funamboliche alchimie politiche. Dopodiché dall'Europa noi abbiamo bisogno di prendere risorse, e potrebbero aggiungersi i voti di Forza Italia sul MES senza bisogno che Forza Italia entri in maggioranza, se la maggioranza che sta governando questo paese, che c'è, può dare risposte ai cittadini, perché l'autunno deve vedere risposte sul lavoro e sulle imprese. Si mettano d'accordo, facciano il più in fretta possibile, e allora a quel punto non c'è bisogno di nessun tabù da ricercare o da fare capire. Pini! Il problema è che per il PD anche l'alleanza con i 5 Stelle era un tabù fino a un anno fa, quindi abbiamo visto che i tabù in politica si superano abbastanza facilmente se c'è bisogno di superarli. Mi sembra che qui il tema dell'immobilismo, che riguarda sì questo governo, no, quindi anche la necessità di trovare, di allargare le maggioranze, di rafforzarsi, però riguarda molto anche il PD, cioè il PD è un partito immobile da un anno a questa parte, ed è vero che è passato indenne a due stravolgimenti abbastanza impegnativi, cioè la fuoriuscita di Renzi, che non è stata proprio una cosa da poco, e l'alleanza con i 5 Stelle, altra cosa non esattamente da poco. Però è di fatto fermo, è fermo nei sondaggi, è fermo anche negli slanci, mi sembra, nelle idee, nei progetti. E allora, Bonaccini, cioè il PD è ancora un partito che può aspirare ad arrivare al 30%, o dobbiamo o deve rassegnarsi a restare inchiodato a questo vento? Assolutamente, ha bisogno forse di un rinnovamento della classe dirigente, ha bisogno. Zingaretti è stato bravissimo in questa fase, no, guardi, appunto, di transizione, no? Attraverso Renzi, è passato attraverso i 5 Stelle, sta passando attraverso i 5 Stelle. Ha mostrato di tenere il partito, però il futuro del PD può reggerlo ancora Zingaretti, o ha bisogno di qualcosa di diverso? Ma non è questa la domanda. No, ma il segretario c'è, è stato eletto da un congresso, e ci mancherebbe altro che venisse messo in discussione, tra l'altro in una fase in cui abbiamo bisogno di dare risposta ai cittadini, non a noi stessi o ai destini della classe dirigente, di cui giustamente non gliene può fregare niente a nessuno. Quello che io dico è una cosa molto semplice: oggi i populisti sono, a mio parere, in difficoltà per la prima volta dopo anni, perché il coronavirus ha dimostrato nella sua gestione quello che ho detto prima. Dopodiché però bisogna essere in campo e pronti a garantire quello che si aspettano oggi i cittadini o le imprese.
la velocità di provvedimenti che faccia ripartire l'economia. Per questo c'è bisogno di portare a casa un gigantesco piano di investimenti pubblici dall'Europa, perché io non sono un economista, ma da quando ero bambino mi hanno insegnato che servono misure anticicliche. Pubblicità. Lei mi chiede quanto campo c'è per il PD. Io penso, da De Angelis, promesso, io penso pubblicità, che il PD ci sia, che è un tassativo. Arrivo. Eccoci in diretta alle 22.38, in questo momento, ancora oggi, dopo una lunga giornata, la prima voce discussa su alcuni dei social più importanti è la parola Berlinguer. E la cosa ancora più curiosa, su cui è interessante dare la palla a Bonaccini, che abbiamo interrotto, è che Berlinguer è in tendenza perché c'è una clamorosa dichiarazione di Salvini che ha detto è la Lega che eredita i valori del segretario del Partito Comunista Italiano. Allora, vediamo questo lampo e la commenta indirettamente Bonaccini, continuando con il ragionamento che avevamo interrotto. Però mettiamo un po' di fuoco sulla brace. Ma i valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, gli artigiani, adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in botteghe oscure la Lega apre, per me è un bel segnale. Bonaccini. Allora, Bonaccini. Guarda, io oggi ho commentato con un ritornello di una canzone di Depeche Mode, Enjoy the Silence. C'è un ritornello che dice words are very unnecessary, cioè le parole non sono necessarie. Qui le parole non sono necessarie perché credo che la frase si commenti da sola. Verrebbe da dire che è il caldo, è l'estate, insomma, lasciamo dire. Altra cosa invece è dire a noi stessi di avere meno puzza sotto il naso, e se dobbiamo ereditare una lezione da quel partito là, da quelle classi dirigenti là, era che sapevano stare in uno studio televisivo come a discutere con qualcuno a un tavolino di un bar o davanti a una fabbrica. Noi dobbiamo tornare a quella cosa lì se vogliamo andare anche oltre il 30%. Dopodiché le frasi di Salvini, guardi, si commentano da sole. Io ho imparato in campagna elettorale dire, qua non commentarne praticamente questo? Mai. E ci spieghi che non tutti capiscono cosa lei dà per scontato. Quindi che è falso quello che dice Salvini? Paragone irricevibile. È spropositato. Che cos'è? No, vabbè, mi sembra che sia una di quelle frasi che si commentano da sole. Ma come può Salvini dire che eredita i valori di Enrico Berlinguer? Ho detto prima, probabilmente il caldo, no? Però non mi interessa commentare Salvini, guardi, mi interessa di più ragionare, se devo ragionare su Enrico Berlinguer, su cosa quella classe dirigente seppe fare a proposito di responsabilità. Una classe dirigente che seppe sconfiggere insieme ad altre con cui combatteva ogni giorno, con un'idea del mondo diversa, il terrorismo in quegli anni. Perché? Perché insieme avevano valori comuni, avevano scritto la Costituzione, avevano combattuto il nazifascismo, c'erano valori che non venivano messi in discussione da nessuno. Ecco, mi pare che Salvini in questi anni non è che non abbia messo in discussione alcuni valori, ma io lo lascio dire, ha il diritto di dirlo. Credo che oggi, vedendo le reazioni, i cittadini si sono fatti un'idea. Forse si è vergognato anche qualcuno dei suoi elettori. Allora, senza entrare appunto nel merito meno di questo... Meno male che non voleva dire nulla. Di questo, questo incredibile paragone, però forse invece c'è un punto che merita, come dire, la attenzione De Angelis e Pini, però De Angelis, ripartiamo da te, che è esattamente questo. Sono ormai tanti anni che si dice che una parte dell'elettorato di sinistra, pensiamo ad esempio a molti iscritti alla FIOM nel nord Italia, che hanno la tessera della FIOM e votano ad esempio Lega. Allora questa è una questione su cui Bonaccini sicuramente ha fatto un ragionamento ed è una questione che lui si è posto. Una parte del voto storicamente operaio e popolare vota la Lega, tant'è che spesso il PD viene descritto come partito ZTL, per intendere il partito che sostanzialmente vive nei centri storici delle città. Forse è questo quello che voleva dire Salvini. Ora, la mia non è una difesa leader della Lega, però, figuriamoci. Sì, però. Sì, però scendiamo le cose. Quello su Berlinguer è un delirio, diciamo, di Salvini, perché poi ormai si può dire di tutto, vale tutto, no? Questo è anche l'onda lunga, diciamo, della crisi della politica e del grillismo, cioè il fatto che c'è una perdita di identità culturale, perché ognuno, tutti si appropriano di tutti, vale tutto, eccetera. È difficile vedere
in uno stesso partito. Si deve un po' mettere d'accordo Salvini, Berlinguer e Casa Pound, io a occhio li vedo poco. Vedo anche poco i 49 milioni e la questione morale, diciamo. Sono cose che Mazzi concilia. Detto questo, c'è un problema. Questo è vero, che in questo c'è la Lega, sia nella sua versione precedente, no? Quando tu ricordi lo intercettava gli iscritti della CGIL, sia in questa fase populista e nazionalista, così, ma non è solo la Lega, è anche Trump. Il populismo ha intercettato un'onda di malessere popolare. La crisi è accaduto in tutte le democrazie occidentali. Esatto, è accaduto in tutte le democrazie occidentali, che la crisi ha piegato il ceto medio, ha incrinato dei sistemi di welfare che garantivano anche una tenuta sociale, e è scoppiata, diciamo, la rivolta. E questo è un problema che probabilmente la sinistra in questi anni, lo abbiamo raccontato anche qua, anche il renzismo, no? Ha sottovalutato, diciamo, con una retorica ottimista, l'establishment. Però ecco, attualizzando e non facendo un dibattito sociologico, io torno al tema, scusate, questo è il tema che si sta ponendo qui ed ora e che si porrà nei prossimi mesi, perché se stiamo nell'età della rivolta contro l'élite, il coronavirus di questa rivolta è un amplificatore, è un detonatore, perché aumenta inevitabilmente i fattori di crisi nella società. E allora qui veniamo all'ottobre, perché se è vero che Banca Italia ci dice che i dati sono che gli italiani spendono di meno, che hanno meno certezze sul futuro e che il PIL oscilla ormai tra meno 9 e meno 13 nelle previsioni, e l'Istat e l'Ocse, non sto a fare l'elenco di dati, ci siamo, ormai il rapporto deficit PIL è 168% e si parla di un ulteriore scostamento di 20 miliardi, il che significa che noi stiamo producendo debito che pagheranno le nuove generazioni, questo autunno squaderna il problema. E allora il tema è, se il governo è fermo, e questa è una domanda che io farei a Bonaccini, e c'è la crisi dell'Italia, il PD che dice che non ci sono alternative a questo governo, che fa come alternativa? Prende in considerazione un moto che non c'è, o, come si diceva una volta, diceva: noi, prima ancora di essere quelli che sostengono Conte, noi siamo il partito degli italiani, degli italiani, ci, e ci facciamo carico di anche di una soluzione di emergenza. Però non fai la relazione congressuale, ci mettiamo sul carico del Bonaccini, perché c'è un punto su cui la critica da sinistra trova un frammento di verità, ed è la questione degli immigrati. Un anno fa tutto il Partito Democratico era compatto nel dire: ci sono delle leggi vergogna che perseguono gli immigrati, e adesso sembra che, non cambiando le leggi, la questione sia scomparsa. Allora noi abbiamo preso un'immagine, ci ha molto colpito. Voi sapete che Nonda ha seguito questa vicenda con ogni mezzo e con ogni passione. Oggi c'è l'immagine che dovrebbe fare il giro d'Italia, quella di una madre che rincontra un figlio che è stato abbandonato nel deserto e che ha attraversato il Mediterraneo da solo, e per noi questo è C'era una volta nel Mediterraneo. Bonaccini, due domande secche e poi la risposta De Angelis: lei se li è dimenticati i decreti della vergogna, o il PD se li è dimenticati, oppure va bene così? E poi la risposta De Angelis. No, quelli vanno cambiati assolutamente, e in ogni caso non penso ci sia molto da discutere su questo, e credo potrebbe accomunare sia i 5 Stelle che il Partito Democratico. Bene, devo dare la risposta di Angelis? Sì. Certo. Ma la risposta per me è molto semplice, De Angelis, è questa. Il PD deve, a mio parere, dire tre cose per l'immediato. Il primo, prendere i soldi del MES e pretendere dall'Europa quel gigantesco piano degli investimenti che tra quest'anno e quest'altro anno, se arriverà, sarebbe per la prima volta nella storia
che l'Italia da paese contribuente diventa paese che riceve, e riceve tanto. Recovery fund. Secondo semplificazione, io non ci posso credere che devo vivere in un paese che non sappia tenere insieme, se moderno e civile, semplificazione per far ripartire le cose e contemporaneamente lotta all'illegalità. Anzi, a mio parere accadrebbe il contrario se non si tiene insieme, cioè troppa gente che con le valigette in mano nei prossimi mesi che vanno ad acquistare, magari parliamo dell'Emilia Romagna, l'albergo nel dramma in Romagna o le aziende manifatturiere in Emilia. Terzo, accesso al credito per le imprese, liquidità. Se facciamo queste tre cose, io sono convinto che questa maggioranza, il Partito Democratico, possono garantire a questo paese un accompagnamento e una traversata per uscire da questa crisi drammatica. Ma se non ce la fa, secondo lei l'alternativa è il voto, oppure, come si sarebbe detto una volta, si deve mettere nelle mani del Presidente dello Stato che fa una, del Capo dello Stato che fa una valutazione sulla crisi? Cioè, lei è di quelli che dicono se non ce la fa Conte votiamo? Lo dice il gruppo dirigente del suo partito e non io. Il gruppo dirigente dice l'unica alternativa è il voto. Ad autunno lo vorrei vedere. Posso però dire? Io al gruppo dirigente del mio partito proporrei di evitare di parlare di sondaggi da un lato o di cosa succederebbe nel caso che, e mi occuperei per far funzionare le cose. Se facciamo questo non c'è bisogno di parlare di cosa succederebbe dopo. Bene. Agnese Pini, una domanda secca, non so, non pretendo che tu abbia visto di sabato la candidata della Lega in Toscana, Ceccardi, qui in questo studio collegata, però siamo rimasti molto colpiti da una cosa apparentemente di costume, ma in realtà molto forte, cioè quello che la Ceccardi rivendicasse come una battaglia giusta, non far cantare nelle scuole Imagine di John Lennon. Perché collego a questo dettaglio? Perché mi sembra che la Ceccardi sia stata una scelta strana di Salvini, oppure una scelta coerente di Salvini. Cioè, la Ceccardi è molto simile alla Borgonzoni, cioè un candidato di rottura, molto giovane, donna e radicale, una mazzone salviniana, e forse ancora più netta come profilo, tu la conosci anche meglio di noi, perché è stata sindaco nella tua terra, ancora più netta come profilo della Borgonzoni. Allora, che percezione hai? No, scusate un attimo, ma ha detto davvero che non bisogna far cantare Imagine nelle scuole? Sì, ha detto è un inno marxista. Sì, lo disse, sì. Lo ha spiegato anche. Lo ha spiegato. Ha detto no religione, no proprietà privata. La vedo turbata, Bonaccini, perché lei apprezza Imagine. No, vabbè, ma se quello è il livello, consiglio a Gianni di parlare della Toscana, dei problemi della sua terra. Ho capito. Va bene. Allora, la Pini sa che è andata così. Quindi, perché questa scelta così radicale? Qual è l'alternativa? E cosa vuole scommettere sulla Toscana, Salvini? È stata una scelta intanto nata in maniera un po' controversa, perché non è stata la prima scelta. Si sono alternati una serie di nomi che poi si sono un po' bruciati, che non hanno trovato l'accordo finale. È stata, io non credo, una scelta di bandiera. Io la trovo una candidata molto diversa dalla Borgonzoni, anche per storia politica e per impatto sugli elettori, diciamo, sul pubblico. Descrivicela in un secondo. È una donna giovane ma combattiva e con un discreto fiuto politico, secondo me, rispetto al suo elettorato e anche alla pancia delle persone che va a toccare con il suo messaggio e la sua bandiera politica. In questo senso non è da sottovalutare, io credo che Gianni non debba sottovalutare, farebbe un errore a sottovalutare la Ceccardi in questa sfida elettorale, farebbe assolutamente un errore. Anche perché abbiamo visto quanto facilmente cambiano, no, i climi politici, l'ha visto anche Bonaccini nel suo caso alla rovescia, per cui non va sottovalutata. Vero è che ci sono dei problemi di identità, se ci sono dentro il PD, no, che deve ritrovare un po' una sua vocazione morale, l'avete ricordato voi prima sulla storia dei migranti, non è una cosa da poco, no, quando si parla di grazie ritrovare... Pini, grazie Bonaccini e grazie a De Angelis. A evidentemente monitoreremo quello, anche la campagna elettorale in Toscana, perché diventa determinante. Due donne ci aiuteranno ora, due colleghe, due giornaliste molto attente, Marianna Aprile, buonasera e benvenuta, e Annalisa Chirico, buonasera.
E Annalisa Chirico, collegata da Venezia. De Angelis, vado. Non fare il politico che sta come dire, imbulonato alla poltrona. No, non capisco quando mi devo alzare adesso. Entra l'ospite d'onore in questo ultimo blocco. Il ministro Boccia che abbiamo. Buonasera, ministro. Che reduce proprio oggi da un tour per le regioni italiane, ha incontrato, e ne parleremo, il governatore Zaia, si è parlato con Zaia di autonomia, avremo modo di discutere. Buonasera, buonasera ministro e benvenuto. E per come dire, entrare però nel vivo dei problemi del paese, abbiamo un collegamento con Luca Sappino dall'azienda Cornelliani di Mantova, che è in presidio con un gruppo di lavoratori che rischiano, ahi noi, di perdere il lavoro. E con il racconto di Luca Sappino entriamo nel vivo di una delle grandi questioni economiche del paese, che è la crisi. Luca. Davide, dici bene, io sono a Mantova, quello che vedi dietro di me, non so se Paolo riesce a mostrartelo, perché è buio, è lo stabilimento Cornelliani, è buio perché è chiuso dal 15 giugno, noi siamo, dico noi, perché insieme a me sotto i cancelli a Cornelliani, Paolo te li mostrerà tutti, tenteremo di mostrarteli tutti perché sono tantissimi, ci sono i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto le lavoratrici, perché diciamo come nel tessile, nella moda, siamo nel campo del lusso italiano, qui si fanno giacche, abiti da uomo, cappotti, ci sono i lavoratori, parte delle lavoratrici di Cornelliani in questo stabilimento, che è uno dei tre dell'azienda, gli altri due sono però all'estero, lavorano 480 lavoratori. Il timore qua, più avanti ve lo racconterò meglio, vi presenterò e vi racconterò le storie di questi lavoratori, i loro desideri, quello che chiedono al governo. Qui la preoccupazione è che la crisi del Covid abbia compromesso quella che qui era una situazione già complicata, con un piano aziendale per un rilancio in un mercato che si stava contraendo, ma insomma poi è arrivato il Covid e qui il tema è che non si è preparato, non si è fatto, non si è prodotto il campionario per la primavera 2021, e se un'azienda del lusso, del tessile e della moda non produce il campionario, vuol dire che salta l'intera stagione, ma ve lo racconteranno meglio loro, i lavoratori, le lavoratrici di Cornelliani. Grazie Luca, impeccabile come sempre. Allora andiamo alla fotografia del ministro Boccia. È stato un po' uno dei ministri di prima linea in questa vicenda, cioè durante il lockdown era l'uomo che muoveva i volontari, li portava da tutta Italia verso le regioni del nord, è stato l'uomo della mediazione nel tavolo anche in quella notte agitata, ricordavamo prima, con Richeldi del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi un po' è il ministro più, chiamiamolo, di trincea, va bene questa definizione, ma quindi le chiedo, questo paese è sull'orlo di un crollo, di una crisi, di una rabbia, di una protesta, o un paese che sta metabolizzando l'enorme shock che arriva adesso dalla crisi, dalle fabbriche chiudono, da quelle lavoratrici, soprattutto donne, che lavoravano nel lusso con un marchio d'eccellenza, adesso dicono, siamo spiazzati via. Ora ci arriviamo alle lavoratrici e ai lavoratori, perché penso meritino la massima attenzione, visto che ci seguono, sono collegati e si aspettano, come immagino, da noi parole di speranza. Però se mette tutto insieme diventa difficile parlare di lavoro e di della fabbreca in particolare, e di quello che è accaduto nel nostro paese. E questa sera avete fatto vari tempi e avete affrontato anche questioni legate al Covid. Io non ho dimenticato, perché non ero solo in trincea, ero in trincea con tanti italiani, tutti gli operatori sanitari, con le forze armate, con le forze dell'ordine. C'è stato un momento in cui per 7-8 settimane in Italia si muovevano solo mezzi dell'esercito, dell'aeronautica militare, della Guardia di Finanza. Non ci assicuravano solo sicurezza le forze dell'ordine, ma trasportavano medici, volontari, lei lo sa perché li ha seguiti, e io ho visto tanta coesione sociale nel paese. Mentre c'era una parte della politica che tentava di alimentare il caos per il caos, poi io vedevo un paese che si teneva per mano, medici volontari che da Palermo, da Bari, da Napoli, certo, facevano il trolley, venivano a Pratica di Mare, salivano su un aereo senza sapere quando sarebbero tornati alle famiglie. È successo, ed è successo con centinaia e centinaia di persone. Ho visto mezzi militari trasportare bare, ho visto un paese tenersi per mano, ho visto il sud aiutare il nord e ho visto il nord costruire un racconto nuovo, ed era stato uno dei temi
di 50 anni di oggi delle celebrazioni del Consiglio regionale in Veneto. Oggi in Veneto di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di questi 50 anni e dei prossimi 50, e il Covid è stato uno spartiacque per questo. Abbiamo parlato di prevenzione territoriale pubblica, abbiamo parlato di diritti universali come la salute, la scuola, il trasporto, l'assistenza. Quindi lei vede un paese unito, ci Io vedo dicendo, un paese che ha una grande coesione sociale. Siamo venuti fuori dall'emergenza sanitaria perché è scattata quel senso di solidarietà, quella voglia di tenersi per mano. E c'è ancora, secondo lei, quella solidarietà? Io la sento, la percepisco, e poi ci sono grandi problemi economici che abbiamo il dovere di affrontare. Ma noi abbiamo prima messo in sicurezza salute e vita, e poi, come giusto che sia, abbiamo messo in campo delle azioni, delle misure. E ora le vediamo. Se volete, allora, discutiamo. Vedo, che servivano a mettere in sicurezza. Cipigliosa, certo. Di Annalisa Chirico. Sì, no, possiamo affrontare tutte, perfetto, le facce cipigliose che vogliamo. L'importante è partire dal merito delle cose. Io so solo che a marzo e aprile eravamo considerati un paese di untori. Oggi siamo un modello nel mondo per come, bene, abbiamo gestito la sanità. C'è un nero tassativo. Parliamo Cairo di Ciscotenna, se non lo diamo. Facciamo, ma subito dopo il dialogo fra queste due giornaliste, pesi massimo della nostra, del mondo del panorama di informazione, e il ministro Boccia. Fra poco. Diretta alle 22:59 con il ministro Boccia. Andrei subito da Annalisa Chirico a Venezia per chiederle una sua fotografia del paese. Siamo passati, lo potremmo forse riassumere così, non so se è d'accordo, dalla fase della paura, che è quella che ben descriveva il ministro Boccia, è una fase in cui gli italiani hanno recepito il lockdown, lo hanno vissuto sulla loro pelle, chiusi nelle loro case, e ora siamo forse nella fase della rabbia. Ci sono le risposte del governo, ci sono, come dire, le risorse messe in campo, c'è la grande incognita dei soldi. Sì, non si sente nulla. Non si sente. Marianna Aprile, allora, forse giriamo, vediamo se mi sente lei. Piano B. Piano B, ma rimane piano sempre B, una scelta qui di serie A. E quindi, dalla fase della paura alla fase della rabbia? Alla fase dei problemi, direi, perché la fase 1, in tutta la sua drammaticità, aveva sicuramente un approccio univoco, necessario. Bisognava salvare vite, mettere in sicurezza il paese e la vita dei cittadini. Ora il problema si fa più complicato, non solo perché noi anche prima della pandemia non è che fossimo, diciamo, tra i più virtuosi dei paesi europei in termini di crescita o di PIL e di conti pubblici. Quindi noi già partivamo, diciamo, da una situazione poco virtuosa. La pandemia ci ha messo il carico da 100, adesso cominciano i problemi che c'erano già prima e che la pandemia ha evidenziato. È però un momento epocale, se vogliamo, non solo per la vastità dei problemi emersi, ma anche perché per la prima volta forse, sia pure a debito, sia pure scendendo a patti con posizioni di bandiera di questo o quel partito, forse abbiamo la possibilità per una volta di rimettere mani seriamente all'idea di paese che abbiamo. Rimane la domanda se ce l'abbiamo questa idea di paese, nel senso che tutto questo, diciamo, tutta la velocità che abbiamo visto durante la fase 1 nel prendere provvedimenti, diciamo che è venuta meno nell'approccio alla fase 2, cioè si tende a temporeggiare su quelle che potrebbero essere le soluzioni ai problemi emersi e pregressi del paese, che però stanno bussando tenacemente alla porta con i dati di Banca Italia resi pubblici l'altro giorno, con le previsioni di Coldiretti sui nuovi poveri, certo, in Italia, con le aziende che, ottimo, si apprestano a chiudere, che state documentando. Il problema è appunto quale idea di paese c'è, e lasciatemi dire con una piccola provocazione, come dire, gestire la paura del virus è una cosa gravosa ma tutto sommato facile, basta salvarsi. Adesso inizia la fase in cui ci si chiede come ci si salva, in che termini. Ecco, risposta di Boccia al tema, no? Veloci nella fase dura, lenti nella fase della riapertura. E nella fase 1 era necessario ricostruire il sistema territoriale sanitario, che non avrebbe retto se non avessimo fatto tutto quello che è stato fatto. L'abbiamo fatto insieme, governo centrale, regioni, enti locali, e mi faccia dire anche Europa,
perché quel cambio di passo e anche di nuove opportunità alle quali faceva riferimento la Marianna Aprile passa anche attraverso un atteggiamento completamente cambiato che era inimmaginabile fino a 6 mesi fa anche in Europa e che era un punto fermo dell'azione politica del governo. Era nato anche sulla base della costruzione di quella cornice nuova europea. Io non so se oggi riesco dopo 4 mesi a giudicare tutto sommato facili le azioni messe in campo. Sono state azioni complicate, complesse, drammatiche in alcuni momenti. Certamente in alcuni casi erano obbligate le scelte, ma le tensioni sociali che c'erano io non le ho dimenticate perché le abbiamo vissute. E su come uscire, questo dibattito dovrebbe essere fatto separando questi giorni dai giorni che verranno da settembre in poi, perché gli interventi che abbiamo messo in campo, penso ai 25 miliardi del primo scostamento e 55 del secondo, fanno parte degli interventi emergenziali. Noi non abbiamo fatto operazioni di politica economica pensando al futuro a lungo termine né al medio termine. L'abbiamo fatta pensando che una parte doveva andare inevitabilmente ad ammortizzatori sociali perché c'erano una parte consistente di lavoratori che avrebbero avuto inevitabilmente un impatto gravissimo rispetto alla loro condizione familiare. Un'altra parte è andata alle imprese, un'altra parte agli enti locali e alle regioni per tenere il sistema di servizi pubblici. Stiamo ancora lì. Allora, voglio dire questo, un attimo, Boccia, no, rispetto a che cosa succede a settembre, è aperta la discussione, sono assolutamente aperto a dare risposte. Teniamo il ritmo, perché poi fra l'altro voglio ridare, ora il collegamento dovrebbe essere perfetto, non è un quadro, non è una sciografia, è veramente la bellezza di Venezia, andate a Venezia. E questa sono città testimone oculare in giorni meravigliosi. Ci sia anche la bellezza della Chirico. La Chirico purtroppo è solo stasera, però con la sua punta di causticità può fare la domanda che aveva in mente. No, ma in realtà io volevo fare una riflessione perché ascolto le parole del ministro. È chiaro che il ministro Boccia, come pochi altri, è stato in trincea e ha dovuto affrontare la fase gravissima della crisi pandemica. Però chiudere un paese è facile, la sfida poi è riaprirlo. Io sono qui nella bella Venezia, pochi giorni fa ero a Firenze, nel weekend scorso invece ero in Sicilia. Sono le perle della nostra bellissima Italia. Siamo il giardino del mondo, il paese più bello del mondo. Il turismo in Italia vale oltre 13 punti del PIL, però se vai in questi luoghi in queste settimane purtroppo ti trovi di fronte a delle bellezze come quelle che vedete alle mie spalle, ma che hanno anche un che di spettrale, perché sono luoghi incredibilmente desolati e semideserti in questo periodo dell'anno. Cosa vuol dire? Che circa 4 aziende del settore turistico alberghiero su 10 non riapriranno i battenti, talvolta anche perché non conviene riaprire gli alberghi, i ristoranti quando ti manca la clientela. Significa che hai un terzo delle famiglie italiane che dichiara di avere le risorse finanziarie per arrivare al massimo ai prossimi 3 mesi. Significa che adesso abbiamo ancora il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione che arriva seppure con un po' di ritardo, ma da settembre o comunque al massimo entro la fine dell'anno non avremo più neanche queste misure emergenziali. E allora la vera domanda, però, ministro, è: quali sono le politiche per la crescita che sta mettendo in campo questo governo? Perché la sensazione da osservatrice è che in realtà il dissidio tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, anche su diverse visioni, per esempio rispetto all'utilizzo delle risorse del MES, rispetto alle stesse politiche industriali, per cui manca una vera visione industriale, noi ci ritroviamo a temporeggiare, ci ritroviamo con un Presidente del Consiglio che su dossier fondamentali come l'ex ILVA, le concessioni autostradali, non decide, e alla fine ci ritroviamo con le imprese che dicono: ma noi chi ci aiuterà per ritornare a funzionare? Possiamo possiamo fare lo sforzo, siamo tutte persone di buon senso qua, di separare. Ma guarda che per la Chirico è buono, eh? L'ha trattata quasi in guanti di velluto, sarà una complicità pugliese, la chiamo la divoratrice dei ministri giallorossi. Che mi rende più dolce. Felici pugliesi. È quasi un inciuccio. A Venezia, io c'ero stamattina, quindi abbiamo respirato. Vabbè, non eravate insieme. No, io ero con Zaia. Ecco, no, so. Mi è giunta, però per esempio qui si lamentano un po' sul fronte autonomie, ministro. Beh, oggi è andata molto bene. Insomma, Zaia ha chiesto le 23 deleghe. Sì, infatti tutte le ha chiesto. Lei le ha
detto ma lei picche, risponde però. Sì o no a 23 deleghe? Gli ho già risposto che non ci sono 23 deleghe, quella è la richiesta fatta dalla Regione Veneto, c'è una risposta molto chiara data dal governo, c'erano solo 3 regioni quando io mi sono insediato, noi ci siamo insediati al tavolo ed erano tutti contro tutti, regioni contro sindaci, sindaci metropolitani, e ora sono tutti ora contro ci sono lei, tutti no. Al tavolo e sono tutti d'accordo sul metodo, non parliamo più di dammi soldi che e me la vedo io, perché questo era l'approccio un tempo, pure al sud dicevano non ci siederemo mai al tavolo perché ci stanno fregando, questo approccio non c'è più, c'è una discussione, merito suo? No, è merito di tutti, è merito di Zaia, di Bonaccini, di Emiliano, di De Luca, di Mussolini, 23 deleghe le vuole Aprile, Marianna Aprile, no, però posso però fare una proposta? Ah, sì, proposta. No, prima di arrivare a Marianna Aprile possiamo separare, e sono qui per darvi risposte, il medio termine o il lungo termine, se volete, dall'emergenza, e sì, possiamo quello. Una volta per tutti dire che le risorse per l'emergenza ci sono, perché lei che ha detto una cosa ora che io rispetto ma che non mi trova d'accordo, a settembre non ci saranno più le risorse, a marzo ci dicevano che non ci sarebbero stati, a maggio qualcuno addirittura si era avventurato. Quindi è una balla? No, non è una balla, è una valutazione che fa Annalisa Chirico sulla base dei numeri attuali, e ogni volta noi diciamo guardate le misure sulla base dei numeri attuali il blocco dei licenziamenti vale fino a settembre, poi potete Chirico, anche decidere di spostarlo a dicembre, Annalisa Chirico dovrebbe, però la domanda è quali sono le politiche per la crescita, Annalisa o Chirico andiamo avanti soltanto con la cassa integrazione del blocco dei licenziamenti? Le politiche sulla crescita, come lei sa, non si fanno con un decreto legge che entra in vigore il giorno dopo, altrimenti racconteremmo sciocchezze, ma si fanno toccando alcune leve, se vuole ne parliamo, dalla transizione energetica alle operazioni che abbiamo in mente e che entreranno nella prossima manovra. Oggi però non diciamo più che le risorse emergenziali non ci sono, perché ci sono, in questo momento sono state messe in campo. Bene. Ci sarà un altro provvedimento per però, un altro scostamento, la critica e si mette in sicurezza il paese, cioè, in sicurezza. Perché fermi, ci sia solo una fermi, fermi, emergenziale. Fermi. Va benissimo, sentiamo Marianna Aprile, teniamo questo ritmo perché mi piace, sono due termine, giornalisti. Entriamo molto molto toste, vai Marianna. Sono pugliese anch'io, mi autodenuncio così almeno no, non, non dovete... è la lobby. Bene, siamo in tre. Hanno preso il potere, sto con Zaia. È una io sono veneto, quindi se volete vi do... No, io volevo... anch'io, Terrone. Prego, Aprile. No, prego. Non sento, eccoci. No, io raccolgo l'invito del ministro sul, diciamo, sul separare le varie fasi e gli chiedo questo. Lui prima diceva che durante l'emergenza ha visto un paese che si teneva per mano, il paese ha spesso visto però una politica che le mani se le menava, mi affido al vernacolo visto che siamo da pugliesi, impallandosi competenze quando era il caso, declinandole quando erano scomode. E adesso, a proposito di trincee, il ministro si trova a dover entrare, e c'è entrato già oggi con l'incontro con Zaia, insomma in questi giorni, nella trincea del dossier autonomia differenziata. Io volevo chiedergli quanto della sua visione pre-Covid dell'autonomia differenziata è cambiato alla luce di quello che, certo, il Covid ci ha mostrato sulla sanità, sull'istruzione e sulla... E sull'ambiente, perché quello che sappiamo, lei diceva appunto ancora non ci sono piani precisi sul rilancio del paese, ma ci sono delle idee, delle linee, certo, guida. Una di queste è la transizione green che tra l'altro ci chiede l'Europa, tanto per citare, e mi chiedo in che misura questa transizione green potrebbe passare per esempio attraverso la gestione regionale della materia ambiente, così come quella dell'istruzione, così come quella della sanità. Cioè la lente del Covid, come ha cambiato, chiaro, la sua visione di autonomia differenziata? E possiamo chiedere anche che limiti hanno mostrato le regioni in questa fase, se le hanno mostrati dei limiti. Io mi sono convinto ancora di più che, come Mattarella ci ricorda, l'autonomia, quando è attuazione del principio di sussidiarietà, rafforza l'unità nazionale, non la indebolisce. E quella che è stata percepita a volte come una condizione conflittuale è stata una discussione aspra ma molto seria fatta con le regioni, che ci ha fatto risolvere il 99% dei problemi. Io ho impugnato solo 2 ordinanze su centinaia di ordinanze. Quella della Calabria e l'altra? E quella delle Marche all'inizio. Anche lì voglio... Ah, quella sulla scuola. No, voglio sfatare. No, non è mai stata sulla scuola. È stata fatta una discussione perché si chiudeva la scuola. Quella fu impugnata semplicemente perché dentro quell'ordinanza non si seguiva il percorso indicato dalla Protezione, perfetto, Civile.
per ragioni di sicurezza e si discusse per una settimana di scuola. Ma non è questo il nodo. Poi alla fine con il presidente Ceriscioli e con la presidente Santelli abbiamo fatto insieme tante altre cose. Però la domanda è molto opportuna, la domanda di Marianna Aprile. È cambiato qualcosa? Io mi sono convinto ancora di più che l'Italia abbia bisogno di tanta prevenzione territoriale pubblica che solo lo Stato può mettere nella disponibilità dei territori. Non sono convinto che un ufficio del Ministero da Roma possa gestire meglio l'ospedale, non so dove si trova Marianna Aprile ora, se in Puglia, ma un ospedale a Bari o un ospedale... In Toscana. Allora non posso fare l'esempio della nostra Puglia, ma non può certamente gestire meglio un ospedale a Firenze o un ospedale a Belluno. Io non penso che la sanità degli anni 70-80 fosse migliore della sanità di oggi. Certo, lo dico anche con una certa cognizione di causa. Penso che serva tanto Stato in più, nel senso che servono risorse certe per rafforzare la prevenzione territoriale pubblica, così come servono risorse ingenti per rafforzare la scuola. E io penso che questi due diritti universali escano dalla vicenda Covid come due punti fermi di un dibattito politico che soprattutto da sinistra deve farci dire che non possono più essere condizionati dal conto economico o dalla qualità delle entrate. Quelle risorse tu le stanzi e metti davanti i diritti e poi definisci modelli redistributivi. Rispetto a questo la discussione oggi con Zaia è andata su questi binari e io sono sicuro che su questo si ritroveranno le forze di maggioranza e le forze di opposizione, allora, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Un secondo, perché è interessante, è un nodo decisivo, però quello che hanno detto Marianna Aprile e in un modo diverso anche la Chirico è incarnato dalla storia che vi raccontiamo stasera. Allora Luca, dai la parola, spiegaci proprio come qui il Covid e la pandemia sono stati l'effetto scatenante che ha fatto precipitare quella situazione, cosa rischiano quei lavoratori e cosa vogliono. E intanto notiamo come sono rispettosi i lavoratori delle distanze. Sembra un flash mob. E quindi è una manifestazione. Ho visto anche dei bambini. Manifestazione. Ho visto anche dei bambini, Luca, o sbaglio. Quindi... Luca, io sono sotto la fabbrica Cornegliani con i lavoratori e le lavoratrici cornegliani e le loro famiglie ovviamente, quindi ci sono anche i bambini. Vi segnalo che sono in presidio sotto la loro fabbrica dove confezionano giacche e abiti a uomo da 23 giorni, cioè da quando questa fabbrica ha chiuso il 15 giugno, aveva riaperto dopo il lockdown ma è subentrata una crisi di liquidità, mancavano gli ordini, mancava tipica, il campionato per l'anno tipica. Dopo, l'azienda ha chiuso, loro sono tutti in cassa integrazione, una cassa integrazione che già veniva da un anno di crisi, da alcuni anni di crisi, ma aggravata dal Covid, hanno chiuso dopo il lockdown, questo è importante. Io voglio presentarti alcuni di loro, c'è Luca che è del reparto taglio, se sbaglia lui le giacche non vengono, lavora qua da 34 anni, c'è Gabriella che lavora qua da 40 anni, sarebbe stato uno degli scivoli del piano di rilancio aziendale se il Covid non avesse fatto saltare anche quello. Lei è nel reparto maniche. E poi c'è Giovanna, il reparto cucito, 20 anni. Anche lei. Tutti hanno famiglia, tutti lavorano in questa azienda. Io vorrei farvi parlare con loro. La prima a cui chiedo di dirci qualcosa è Gabriella, perché Gabriella negli scorsi giorni ha scritto una lettera a Conte. Cosa chiedevi a Conte, Gabriella? Chiedevo l'aiuto del governo, perché noi abbiamo un grande nemico che è il tempo in questo momento. Noi vogliamo ritornare a lavorare e come Conte ci spiega molte volte con le sue parole, noi non dobbiamo lasciare indietro nessuno, noi non vogliamo essere lasciati indietro, noi vogliamo tornare a lavorare, abbiamo bisogno che il governo, la Regione Lombardia ci aiuti per tornare dentro in fabbrica. Ma chi vuol dire hanno continuato a lavorare? Giovanna. Sentiamo. Vai. Scusa Luca, non ti ho sentito perché c'era una dici, pausa. Hanno Io continuato a lavorare. Dire, Giovanna. Stanno continuando a lavorare? Loro hanno continuato dopo il lockdown hanno lavorato fino al 4, fino chiaro, al 4 maggio, poi si sono interrotti il 15 giugno perché l'azienda è entrata in crisi di liquidità, cioè mancano i soldi per finire gli ordini e per fare il nuovo campionario e affrontare la prossima stagione. Giovanna ha una figlia di 12 anni, io innanzitutto voglio dirvi che mentre stavamo qua a aspettare il collegamento passano gli automobilisti sulla statale, suonano il clacson in segno di solidarietà. Giovanna, voi però siete in cassa integrazione da ormai molti mesi perché se n'è aggiunto un altro è arrivata del lockdown. La domanda è scontata, è arrivata la cassa integrazione intanto? Ancora no.
Ancora tutto fermo, stiamo aspettando, i soldi li vedremo ad agosto. E come si fa in una famiglia, una bambina, 12 anni? Non è facile, perché comunque, a parte le famiglie con dei figli, ma anche chi è monoreddito, abbiamo tanti monoreddito qui in azienda che fanno tanti fatica. Tanti per cui il reddito di Corneliani, il lavoro di Corneliani era l'unica fonte. Di reddito. Sentiamo il ministro Boccia. Abbiamo bisogno che i soci immediatamente mettano dei fondi per andare avanti, perché abbiamo bisogno di lavorare. Allora, la storia è abbastanza chiara. Questa azienda non può finire così. La storia è abbastanza chiara. Crisi di liquidità, una cassa integrazione che ancora non è arrivata. E il terzo elemento è che siamo di fronte a una grande eccellenza italiana, un marchio che è conosciuto, e quindi non è che è una cosa sconosciuta, anzi un marchio conosciuto in tutto il mondo, e che, come dire, non dovrebbe avere una difficoltà, nonostante la crisi, invece a tutti rimanere sui mercati. E vogliono difendere il marchio, perché il loro timore di questa vicenda, per chi la conosce, è che accada quello che spesso accade, ministro Boccia, purtroppo in queste crisi, cioè la crisi di liquidità, un fallimento e poi magari arriva un fondo, arriva un altro proprietario, si tiene il marchio e viene delocalizzata la produzione. Allora io su questo, siccome lei è un po' multitasking, se riprenda anche un po', come dire, da conto, gli dia una mano, lo faccio senz'altro. Intanto consentitemi di ringraziare i lavoratori e le lavoratrici, perché chi è lì in presidio significa che è lì con la propria vita, con la propria storia, con le loro famiglie, e hanno semplicemente bisogno di risposte. E Corneliani, tra l'altro, insomma, lo dico perché è uno dei marchi più belli, più di qualità alta, più apprezzati nel nostro paese, e questa crisi è la crisi non solo di Corneliani ma del tessile. Ci sono dei settori che meritano un sostegno superiore ad altri. Il tessile moda è uno di questi, perché si è ritrovato tra febbraio e maggio. Soffre di più perché rompe il calendario. No, perché è saltata una fase del campionario e ci sono state aziende che avevano già le merci in magazzino, non hanno potuto vendere, non hanno pagato, e non hanno pagato i distributori, quindi non ha pagato il commercio. Molte aziende sono andate in crisi di liquidità, ed è una storia rispetto alla quale il governo ha il dovere di intervenire su tutto il tessile moda, così come sul turismo. Mi consentirà di dire che oggi Venezia, così come Firenze, come Roma, sono città che avevano l'abitudine di vedere 20, 30, 40, 60 milioni di persone l'anno, che non ci sono e che non torneranno nemmeno nei prossimi 6 mesi, forse tra un anno. E quindi noi dobbiamo convivere con l'idea che quel tipo di business cambia per i prossimi, non 15 giorni. Ora, è evidente che alle lavoratrici che sono lì noi dobbiamo dare le risposte certe. La cassa integrazione immagino sia in deroga, perché sulla cassa integrazione in deroga sono state fatte battaglie molto dure, perché anche lì la cassa integrazione in deroga in Italia da sempre arrivava dai 3 ai 5 mesi. E quando a me è stato detto che bisognava chiedere alle regioni di cambiare le procedure, devo dire che le regioni hanno accettato immediatamente di cedere sovranità sulla cassa integrazione in deroga. Da giugno in poi questo problema è stato risolto. Sono in attesa tutte le aziende che hanno fatto domanda prima. Allora, una risposta concreta, una risposta di come dire, dichiarazione di intenti e anche un'analisi giusta che spiega che questa vicenda è emblematica. Chiamerò il ministro Patuanelli, sono sicuro che gli uffici del ministro Patuanelli se ne staranno occupando, così come la regione. Ma noi va bene anche se li va a trovare lei, magari non mai viaggi. Io li incontro, non ho problemi, ma le competenze, come è noto. Sentiamo un'altra testimonianza e poi passiamo la palla alle nostre giornaliste. Ancora una testimonianza, Luca, perché loro sono molto sinteti e molto chiari. Sì, io ti avevo presentato anche Luca, che sta appunto al reparto taglio. Mi dici quante settimane di cassa integrazione, diciamo, previste, anche se ancora non arrivate, avete davanti ancora? Questa fino al 17 di luglio praticamente. Ma la cosa, quindi è l'ultima settimana di cassa, sì, diciamo, autorizzata, pianificata. Poi si apre l'incognita. Poi vediamo di... se il governo allunga ancora la Covid e vedremo. Ma il problema più importante in cui oggi vogliamo chiedere agli azionisti è una responsabilità sociale, oltre che hanno una responsabilità d'impresa, ma una responsabilità sociale.
prima di al ministro Boccia volevo chiedere l'aiuto di stare di fianco a un azionista che potrà entrare, ma la prima cosa che noi abbiamo bisogno è di liquidità immediata per poter entrare a fare i campionati. Perché è un'azienda con degli ordini in pancia, con anzi degli ordini da consegnare, che anzi rischia, vorrei che questo fosse chiaro, di andare incontro a penali ulteriori se non consegnerà il lavoro che stavano facendo questi lavoratori, queste lavoratrici dentro, i prodotti che stavano confezionando. E poi c'è il tema di non mancare l'appuntamento con la stagione 2021. E poi c'è già la programmazione per l'autunno-inverno 2021. Perciò dico, c'è già anche qualcosa, perciò andremo a distruggere praticamente una stagione. Luca, perciò chi entra e chi è interessato a comprare un'azienda prenderebbe un'azienda zoppa, senza un futuro. Luca, perciò, di a Luca, Boccia, scusa, chiedo, perdona il gioco di parole, che il ministro non si è sentito, ha già dato una prima risposta al nostro lavoratore Luca, cioè ha detto che deve esserci questo prolungamento della cassa Covid. Ma è un... Sicuro? Sì, mi dicono da subito di dirvi che Boccia proprio pochi minuti fa ha detto che ci sarà il prolungamento, che deve esserci il prolungamento. Per alcuni settori sarà inevitabile, devono essere presi per mano, altrimenti non ci arrivano, non ci possono mica arrivare. Loro stanno facendo un lavoro straordinario. Se stanno tagliando, perché il signore fa il tagliatore, stanno continuando a lavorare per consentire all'azienda di non saltare una stagione, è evidente che non possiamo venir meno noi. Ottimo. Se loro non vengono straordinario, si parla così, Aprile e Chirico fra poco. Abbiamo la pubblicità, riprendiamo da anche. Aprile e Chirico, tra poco. Per l'ultimo round, allora torniamo subito da Marianna Aprile, perché se c'è una cosa che ci insegna questo collegamento con i lavoratori dell'azienda Corneliani di Mantova è purtroppo proprio questa, cioè che in alcuni settori la crisi del Covid si è sommata a una crisi che purtroppo esisteva. In alcuni settori il nostro esisteva già, così come potremmo dire che il nostro debito pubblico al nostro debito pubblico si somma il debito pubblico da Covid. Ecco come le due cose alla fine purtroppo si intrecciano. Marianna Aprile. È esattamente il punto che toccavamo prima, cioè diciamo che il caso che avete raccontato è emblematico, cioè ci saranno sicuramente altri rimedi tampone per cercare di guadare il torrente incerto in cui si trovano questi lavoratori e queste lavoratrici, però a un certo punto qualcosa, perché quella fabbrica ricominci a produrre, perché abbia un mercato su cui immettere i beni che produce e perché ci sia gente in grado di acquistarli, bisognerà farla. Quindi è un caso emblematico. Io però... Se mi permetti, a proposito del collegamento che avete fatto e di quanto dicevate nella parte precedente della trasmissione sull'identità del PD, della sinistra, tornare tra i lavoratori, ci torna la Lega, Berlinguer, Salvini erede di Berlinguer, eccetera, eccetera. Io vorrei dici, tornarci così, proprio con una chiosa, e cioè il governo Conte ci è stato raccontato da un anno a questa parte che nasce fondamentalmente in chiave anti-Bau-Bau, anti-Salvini, no? Per dirla con le parole Bonaccini prima, nasce contro qualcuno e non per qualcosa. E mi chiedevo, proprio per cercare di dare una risposta a come si aiuteranno quegli operai quando la cassa integrazione a dicembre, quando sarà, non ci sarà più e quando bisognerà andare sul mercato e bisognerà immettersi nel tessuto produttivo del paese, mi chiedevo che cosa gli si propone, cioè un governo che si dice di centrosinistra, in che modo pensa di spendere i soldi che arriveranno dall'Europa e il debito che si andrà a fare? Risposta telegrafica di Boccia, che dobbiamo chiudere. Tra l'altro Prodi ha detto in Francia, in Inghilterra, in Germania, non in paesi bolscevichi, in Germania e in Francia, lo Stato prende gli alberghi, li nazionalizza per il periodo in cui non sono in grado di sostenere e poi li ridà al privato. È una via? No, le vie sono tante, l'intervento dello Stato ne abbiamo fatti tanti anche noi. Io dico semplicemente questo, in questo diverge la mia analisi da Marianna Aprile, forse anche da Stefano, non ho sentito Stefano Bonaccini prima, ma il governo è nato per, non contro, è nato perché aveva un'anima sociale, io lo ribadisco, ho lavorato per anni per far sì che questa alleanza nascesse, non per sommare
ceto politico, ma per far sì che la centralità della persona avesse un senso nell'idea di costruzione di questa nuova società, che la transizione energetica... Non ha funzionato, però, mi sembra. Diciamo, posso dire una cosa? Deve avere un po' di fiducia, perché io penso che quando discuteremo di sviluppo sostenibile fino in fondo con il piano pluriennale, perché poi dal lavoro fatto in queste settimane molte cose sono già venute fuori, quando discuteremo di un'idea comune di Europa si capirà che l'alleanza fatta nel 2019 era per costruire qualcosa di alternativo, non era contro questo. Ma nel frattempo c'è l'idea comune che avete in Italia. L'ultima battuta. Posso dire, questo c'è un problema. Ministro, però avete scelto il premier sbagliato per fare questa operazione, perché avete scelto un premier che fino, diciamo, un anno fa governava con i leghisti e diceva di essere l'avvocato del popolo e aveva una linea anti-europeista. Oggi, diciamo, Conte investe i panni del super-europeista, però forse il suo progetto, diciamo, ideale era più ambizioso. Però io credo che gli italiani in questo momento abbiano altri problemi. La forza politica, io sono molto preoccupata, la forza perché politica, credo che al di là delle buone intenzioni di persone come Boccia ci ritroviamo un governo che prende tempo, che attende. Purtroppo quando torneremo alla logica dobbiamo del mercato, veramente mercato tempo, nel quale tempo, le imprese italiane dovremo fare conti con la triste realtà. Il tempo stasera, con la triste realtà. Stasera è tiranno, più in là sarà galantuomo come sempre. Io penso che quella scelta è una scelta politica che il Movimento 5 Stelle ha fatto e ha pagato. L'alleanza con la Lega è stata disastrosa. E ma le regionali andate insieme o andate divisi? Sta parlando con uno che è da 5 anni Puglia, che lavora che per si riapre per il dibattito, non abbiamo più il tempo. Grazie, ci parleremo con gli elettori, speriamo che le forze politiche lo capiscano. Grazie un saluto ai lavoratrici e ai lavoratori della Cornegliani, siete un bellissimo quadro, siete disciplinati, civili e fermi. Grazie davvero. Ci vediamo domani sera, stessa ora, stessa rete. Grazie.